Siamo in diretta. Benissimo, allora buongiorno a tutti. È una straordinaria occasione quella della presentazione di un volume di grandissima importanza. Importanza per tutti quelli che, interessandosi al Giappone, vogliono avere un'idea di quello che è il sistema del diritto giapponese. Di grande importanza per coloro che studiano o intendono studiare il diritto giapponese. E infine direi che è fondamentale, indispensabile per i professionisti, per coloro che poi hanno o vogliono esercitare un'attività di avvocati o in qualche modo partecipare alla redazione di documenti o di contratti o di trasferimenti di proprietà o altro in Giappone. Ed è per questo che noi della Fondazione Italia-Giappone siamo orgogliosi di essere forse i primi a far conoscere un magnifico volume che mi è stato donato dal professor Giuliano Lemme. Introduzione al diritto giapponese, questo bellissimo volume di Giapichelli, che ha sulla copertina la raffigurazione di un processo. Si indovina, guardando le uniformi del giudice e dei componenti della corte, che è dell'epoca Meiji, perché sono già vestiti all'europea. E questo volume vuole essere proprio questo: dare una visione complessiva, non più frammentaria o specialistica per settori, come ne esistono in tanti paesi, o sono apparsi su tante riviste, ma un quadro generale che tocca tutti gli aspetti del diritto, dal diritto pubblico costituzionale a quello privato, a quello della famiglia, a quello delle società fallimentari e così via, e contiene nell'ultimo capitolo una illustrazione molto precisa di quella che è l'attività degli avvocati, dei giudici, dei pubblici ministeri in Giappone. Fino a qualche anno fa, si doveva fare riferimento a delle fonti tedesche o francesi o inglesi o altro. Ma questo libro, invece, è scritto direttamente da studiosi italiani e studiosi giapponesi. E quindi ha un valore per noi italiani inestimabile. Ci dà e ci introduce direttamente nel quadro di quello che è l'attività forense e il diritto del Giappone, che naturalmente si è adattato alle epoche storiche, al periodo del Tokugawa, successivamente all'apertura con l'arrivo delle navi nere, come dicono i giapponesi, e naturalmente alla prima influenza dei paesi europei, la Germania, la Francia, l'Italia, si è aggiunta dopo la Seconda Guerra Mondiale quella americana. Come tutto questo venga raccontato in maniera da suggerire anche a chi ha la curiosità la bibliografia capitolo per capitolo e indicare anche come eventualmente proseguire questi studi, questo libro lo dice e aiuta ed è di grandissimo aiuto a conoscere meglio. E quindi la Fondazione Italia-Giappone considera questo uno straordinario ausilio, uno straordinario strumento di conoscenza e si farà portavoce presso altre istituzioni, per presentarlo e farlo meglio conoscere.
Sono con noi oggi quattro esperti giapponesi che parlano italiano e che conoscono molto bene l'evoluzione e soprattutto la più recente evoluzione del diritto giapponese. Ma ci sono anche cinque italiani, alcuni dei quali vivono in Giappone, praticano l'attività forense o l'insegnamento nelle università di Nagoya o di Keio o di Ochanomiuju. E quindi è un'occasione unica questa, straordinaria. E non vorrei perciò perdere altro tempo, ma dare subito la parola al professor Giorgio Colombo, che insegna per l'appunto a Nagoya, e che ci darà un'introduzione generale al tema che noi discuteremo e approfondiremo oggi. Prego, professor Colombo. Grazie Eccellenza. Io innanzitutto vorrei ringraziare anche a nome dei colleghi l'ambasciatore Vattani e la Fondazione Italia-Giappone per la graditissima ospitalità. Siamo davvero felici di questo evento che riunisce tanti amici, tanti appassionati. Quindi a nome di tutti, grazie davvero. In questa mia breve introduzione io vorrei riprendere un po' quanto stava dicendo l'ambasciatore Vattani. Per introdurre questo volume. In particolare quando con gli amici e i colleghi che vedete qui rappresentati, più altri che oggi non sono potuti unire a noi, abbiamo deciso di fare questo volume, siamo partiti da una serie di considerazioni. Una delle quali è che il Giappone è senza dubbio una superpotenza economica, un paese importantissimo negli equilibri geopolitici, economici, ma è anche una superpotenza culturale. La cultura giapponese ha una diffusione prodigiosa nel mondo, soprattutto la cultura pop, ma anche la cultura più risalente del Giappone affascina da molti anni gli osservatori stranieri. E gli italiani, devo dire, hanno una grande passione per il Giappone. Questa grandissima fascinazione che il Giappone esercita sull'immaginario collettivo è ovviamente un dato molto positivo, ma allo stesso tempo espone a qualche rischio, nel senso che questa grande fascinazione per il Giappone, ha comportato storicamente un po' di quello che noi definiamo orientalismo e in questo caso orientalismo giuridico, come diceva la Jürsenar nelle memorie di Adriano, a chi piace lì. Chi ama il bello finisce per trovarlo dappertutto. Chi cerca il Giappone esotico, il Giappone un po' misterioso, finisce per cercare di vederlo dappertutto. La cultura giuridica giapponese è una cultura giuridica molto peculiare, ma quali sono le caratteristiche di questa peculiarità richiede una riflessione ulteriore. E quindi noi abbiamo cercato di fare una presentazione collettiva del diritto giapponese, della cultura giuridica giapponese, che sia introduttiva ma allo stesso tempo accurata, che vada oltre certi stereotipi, ma anche che ponga in luce le peculiarità del diritto giapponese rispetto ad altri ordinamenti. E questo mi porta a una seconda considerazione, come già accennava l'ambasciatore Vattani. È molto difficile, per chi non abbia una preparazione linguistica straordinaria, iniziare a studiare il diritto giapponese in giapponese. La lingua giuridica giapponese è difficile per i giapponesi stessi, per cui normalmente lo studente di diritto o anche il professionista o lo studioso non esperto specificamente di Giappone che si accosti al diritto giapponese lo fa attraverso le lingue veicolari, il francese, il tedesco, l'inglese, soprattutto l'inglese, direi. Ma questo, da un punto di vista di diritto comparato, pone un ulteriore problema, perché non è soltanto una questione linguistica, ma è anche una questione di categorie giuridiche. L'osservatore americano trova nel diritto giapponese peculiare, insolito, qualcosa che magari l'osservatore italiano invece trova naturale, e viceversa. E quindi
L'osservazione del diritto giapponese fatta dal neofita, magari su un testo in inglese, può portare a sovrastimare le differenze, ad esempio. Un problema, insomma, di lenti blu kantiane in una versione a stelle e strisce. Se noi guardiamo il diritto giapponese attraverso gli Stati Uniti, chiaramente avremo questa impostazione. Quindi avere un testo scritto da studiosi italiani, esperti di Giappone, giapponesi esperti di Italia, in grado di comunicare direttamente a un'audience italiana, tenendo presente quali sono i punti di partenza dei lettori, ritenevamo che fosse molto importante. E sempre come diceva l'ambasciatore, mancava fino a poco tempo fa un testo organico. Abbiamo organizzato tanti convegni, abbiamo organizzato iniziative. Sulle riviste specializzate ogni tanto compaiono dei contributi anche molto importanti, molto ben scritti sul diritto giapponese, ma è un po' ostile per un lettore che voglia approcciarsi al diritto giapponese un atteggiamento così monografico su magari alcuni temi specifici. Un volume introduttivo invece permette di accostarsi a questo sistema in una maniera che ovviamente è, come dice il titolo stesso, un'introduzione, ma è un'introduzione mirata ed è un'introduzione completa, per quanto più possibile, all'intero sistema giuridico giapponese. Ho detto abbiamo organizzato iniziative, abbiamo organizzato eventi, vorrei anche specificare che esiste un'associazione, di cui qui c'è il nostro presidente, il nostro segretario generale che parleranno dopo di me, che è l'Associazione Italo-Giapponese per il Diritto Comparato. Quindi chiunque fosse interessato alle nostre attività è più che benvenuto a unirsi a noi in questa attività associativa. E questo per quanto riguarda il volume. Non voglio rubare troppo tempo perché molto vilmente mi sono preso la parte facile e lascio ai miei colleghi la parte più difficile di spiegarvi in dettaglio i vari istituti del diritto giapponese. Però giusto due parole sulla storia del diritto giapponese brevissimamente a mo' di introduzione. Il diritto giapponese è stato formato tramite tre grandi momenti di ispirazione straniera. La grande ispirazione della Cina imperiale, a partire sostanzialmente dal VI secolo d.C., che ha formato il diritto antico e medievale, diciamo. L'incontro con i diritti dell'Europa continentale, che nella seconda metà del XIX secolo sono stati la base della formazione del sistema giuridico giapponese moderno e tuttora improntano quella che è l'ossatura del diritto giapponese, e l'influenza statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale, il cui prodotto più evidente è senz'altro la Costituzione, che è stata scritta durante gli anni dell'occupazione formalmente alleata, ma sostanzialmente americana, e quindi che risente anche di questa impostazione. Ovviamente, quello che è interessante è come vedere come queste ispirazioni si sono mescolate nel substrato locale per dare vita a quello che è un sistema giuridico unico, con delle caratteristiche peculiari che sono il prodotto e l'elaborazione di queste influenze straniere. E questo mi porta alla mia ultima conclusione e poi cedo la parola ai miei colleghi. Il Giappone, noi tutti ci occupiamo di diritto comparato, sostanzialmente a vario titolo in materie diverse, ma quello che noi facciamo è la comparazione. Prendiamo il diritto italiano e lo paragoniamo a quello giapponese, ad esempio. In Giappone la comparazione giuridica ha ancora un ruolo fondamentale. È raro trovare un paese, un'economia iperavanzata, che quando deve fare una nuova legge guardi così tanto all'estero. I miei colleghi dell'Università di Nagoya, ma anche i colleghi qui rappresentati, parlano, leggono l'inglese, spesso il francese, spesso il tedesco, alcuni l'italiano. E questo è un dato, a
Assolutamente straordinario, perché il diritto è spesso percepito come un fenomeno molto domestico ancora. Ed è vero, certamente, se uno vuole fare l'avvocato in Giappone dovrà conoscere il diritto giapponese in giapponese. Ma che l'Accademia e il legislatore dedichino così tanta importanza alla conoscenza dell'altro è un dato che, secondo me, vale la pena sottolineare. Quindi, la storia, i prodotti di queste varie influenze che sono avvenute nel corso dei secoli, fino alle più recenti, hanno creato il sistema giuridico giapponese nella sua forma attuale. E la presentazione di questo sistema giuridico nella sua forma attuale la lascio ai miei colleghi che parleranno dopo di me. Vi ringrazio molto. Grazie mille, professor Colombo, per questa splendida introduzione. E dopo di lei, credo che la parola andrà a Shida-san e Takahashi-san, che ci parleranno del diritto costituzionale e di questa pandemia e dell'influenza che questo fenomeno, ormai purtroppo planetario, può aver avuto sull'applicazione del diritto. Perciò prego i due professori di prendere la parola. Grazie. Buongiorno, sono Jun Ashida, sono ricercatore senior dei servizi studi della Biblioteca Parlamentare Giapponese. Oggi sono molto lieto di partecipare a questa tavola rotonda organizzata dalla Fondazione Italia-Giappone. Oggi vorrei trattare le contromisure per il Covid-19 in Giappone e le disposizioni relative nella Costituzione giapponese, confrontandole con quelle in Italia. E vorrei usare lo slide. Ecco. In Italia, come sapete, le libertà, come libertà di spostamento, sono limitate dalle leggi, dai decreti leggi, eccetera, sulla base della Costituzione. Ad esempio, ho scritto dall'articolo 16, ci sono le limitazioni, si scrive le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Chi viola la limitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria e con la sospensione delle attività. Mentre in Giappone, all'inizio della pandemia, la primavera dell'anno scorso, la parola chiave era autodisciplina. Cioè, nelle misure per contrastare il Covid-19 mancavano sostanzialmente le sanzioni. Vediamo il sistema giapponese di quel tempo stabilito dalla legge. Innanzitutto, le competenze di dichiarare lo stato di emergenza contro la pandemia, compreso il Covid-19, spettano al primo ministro. Esso può dichiararlo con la precisazione delle aree e della durata. Poi, nel caso dello stato di emergenza, il governatore provinciale può chiedere agli abitanti di rimanere a casa e agli imprenditori la limitazione o la sospensione di eventi e di uso delle strutture che tante persone utilizzano. Ad esempio teatro, cinema, palestra e centro commerciale con più di 1.000 metri quadrati di superficie, scuola, servizio sociale e così via. Se la richiesta non è rispettata, il governatore provinciale poteva solamente ordinarle e rendere pubblici i contenuti dell'ordine, compresi i nomi dei contravventori. E in realtà per la richiesta occorre il consenso dello Stato. Inoltre, il governatore provinciale
può utilizzare temporaneamente i terreni e gli immobili per i servizi medici senza il consenso degli interessati e può ordinare la vendita e la custodia dei beni materiali necessari. In quel periodo, la sola violazione dell'ordine di custodia poteva essere punita con la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a 3.000 euro. Oltre a queste disposizioni, il governatore provinciale può sempre chiedere la collaborazione necessaria per l'applicazione dei provvedimenti di contrasto all'infezione. Però la richiesta per la collaborazione è meno rigorosa, cioè il governatore non può ordinare la sospensione delle attività né pubblicare i nomi degli imprenditori non rispettosi. In effetti, nell'aprile del 2020, il primo ministro d'allora ha dichiarato lo stato di emergenza e le misure che ho già detto sono state applicate. A quel momento, seguendo queste misure, la maggior parte dei giapponesi si è astenuta dal muoversi e sono state chiuse tante attrezzature commerciali. Inoltre, la legge contro il Covid-19 stabilisce espressamente che i danni dei diritti umani devono essere limitati al minimo. Dietro a queste misure moderate, cioè non forzate, contro il Covid-19 c'è la Costituzione vigente. Uno dei principi costituzionali è la tutela dei diritti umani. Infatti, l'articolo 13 della Costituzione stabilisce che la tutela dei diritti di ogni persona costituisce il fine supremo dell'azione di tutte le autorità governative entro i limiti dell'interesse pubblico. Attraverso l'interpretazione dell'interesse pubblico si sarebbero potute introdurre misure restrittive e rigide, ma i legislatori hanno adottato misure moderate e prudenti. Questa prudenza sulla limitazione dei diritti umani è una caratteristica delle contromisure per il Covid-19 in Giappone. Però le contromisure moderate dipendono dalla volontà del popolo e sono difficili da prolungare. In Giappone è stato dichiarato lo stato di emergenza 3 volte, aprile 2020, gennaio e aprile 2021. Perciò quest'anno è stata aggiunta una modifica alla legge per fronteggiare il Covid-19. Adesso ci sono le disposizioni sulle sanzioni amministrative e pecuniarie. Ma anche adesso l'ambito dell'applicazione di queste sanzioni è molto limitato. Poi confrontiamo in breve un'altra caratteristica italiana e giapponese, cioè gli esecutori delle contromisure. In Italia lo Stato determina le misure necessarie al contrasto della pandemia, ma le regioni possono derogare l'ordinamento giuridico vigente nei casi eccezionali e per le finalità indicate dalla legge, cosiddetta ordinanza contingibile e urgente. In altre parole, la legislazione
lascia uno spazio alle regioni per prendere i provvedimenti in deroga alle leggi statali. A differenza di questo modello, in Giappone i governatori provinciali possono prendere misure contro il Covid-19, ma è assoluta la cornice stabilita dalla legge statale. La Costituzione attuale ebbe introdotto il titolo sull'autonomia locale, tuttavia si tratta di un titolo breve ed essenziale. Perciò, anche adesso rimane una caratteristica di sistema centralizzato. Quindi, un costituzionalista giapponese autorevole, criticando questa situazione, sostiene che nei casi inevitabili della pandemia, gli enti locali debbano prendere i provvedimenti necessari, anche se causeranno dei conflitti con la legislazione statale, parzialmente e temporaneamente. Questa opinione coincide con il modello italiano. Mentre nel febbraio scorso la Corte Costituzionale italiana riconferma il ruolo centrale dello Stato nei casi di pandemia. Da questo punto di vista, il modello centralizzato giapponese sarebbe suggestivo per l'Italia. Così i nostri paesi potranno trarre reciprocamente i suggerimenti utili sui modelli da applicare. Questa è una considerazione della mia presentazione di oggi. Grazie per la vostra attenzione. Molte grazie, Ashida-san, Grazie. per questa comparazione tra il modo italiano e giapponese di affrontare i problemi della pandemia e delle limitazioni che sono state imposte alla popolazione. Certo, c'è un senso di autodisciplina in Giappone, forse più marcato che nei paesi europei, ma i risultati, mi auguro, saranno altrettanto soddisfacenti. Noi abbiamo attualmente in corso una campagna di vaccinazione estremamente accelerata rispetto al passato, circa 500.000 cittadini vengono vaccinati al giorno e ci auguriamo che per l'estate già quasi tutta la popolazione avrà raggiunto un livello di sicurezza importante. E ci auguriamo anche che un grande paese come il Giappone ne esca molto rapidamente da questo stato di difficoltà temporanea. E ora vorrei pregare Takahashi-san di voler rivolgere anche lui le sue riflessioni sul tema della Costituzione. Grazie. Buongiorno, buonasera, mi chiamo Toshi Takahashi. Adesso ho parlato molto bene, mio collega Ashida. Io toccherò più tardi, con occasione di risposta, domanda-risposta, ma prima di dare parola al moderatore, una cosa soltanto io, una generale, la Costituzione giapponese e Costituzione italiana. Dal punto di vista storia, Statuto Albertino, Costituzione Meiji. Mi sembra questa tutte e due cosiddetta Costituzione moderna, non tanto liberale. Forse origine della Costituzione molto influenzata dalla Costituzione francese 1831 in poi.
Poi tutte e due paesi hanno avuto esperienza del fascismo e militarismo. Poi, Seconda Guerra Mondiale, sconfitti, allora bisogna rinascere la democrazia. Così è nato la Costituzione italiana, Costituzione giapponese. Affrontando due Costituzioni, come è nato la Costituzione? È un po' diverso. La Costituzione italiana, fatta dall'Assemblea Costituente, dopo quella di Resistenza, quasi nulla di influenza Areati. Ma invece in Giappone, come prima lei ha detto, nato la Costituzione giapponese sotto l'occupazione dell'Areati in realtà americani. Ma questa grande differenza, ma contenuto della Costituzione due paese più hanno molto somiglianza. Quella di due costituzioni molto avanzato, nel senso che nel campo della garanzia di diritto anche c'è una spa dando spazio di dare della garanzia del diritto sociale, anche tutti sistema diverso, ma un concetto della superiorità leggi superiorità la superiorità sulla legge della Costituzione. Così nato Corte Costituzionale in Italia, in Giappone sistema diffusa americana, ma esiste. Ma forse un po' diverso quella di cosiddetta famosissimo articolo nonno, pacifismo. Per capire bene, questo è abbastanza difficile. No. Non ho tempo di trattare questo tema. Bene. Ma questa c'è tempo. Parliamo dopo. Fermo qui. Va bene. Vieni. Sembra che il nostro moderatore abbia avuto un problema di connessione. Connessione, problema. Fermo. Sì. Sì, pare che appunto si sia scollegato l'ambasciatore Vattani. Siamo in diretta e quindi bisogna andare avanti. Se
Se va bene, allora posso prendere la parola, sono io il prossimo in lista, mi pare. Bene, buongiorno a tutti. Io sono Andrea Ortolani, sono professore speciale alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Rikkyo di Tokyo, dove insegno diritto comparato e diritto giapponese. Ringrazio la Fondazione Italia-Giappone e l'ambasciatore Vattani per aver organizzato questo evento. E nel volume che presentiamo mi sono occupato dei tre temi che ho esaminato più da vicino nei miei anni di ricerca sul diritto giapponese, e cioè l'ordinamento giudiziario, il diritto civile e il diritto dell'ambiente. Il mio intervento di oggi si intitola Andare in tribunale in Giappone. E nel capitolo sull'ordinamento giudiziario ho delineato la struttura dei tribunali, i professionisti che li animano, e altri particolari che spero utili a fornire un quadro chiaro dell'ordinamento giudiziario. Oggi preferirei non ripetere le informazioni che potete trovare nel capitolo, ma vorrei illustrare in maniera un po' più ampia, sempre considerando i 10 minuti che è il nostro limite, delle questioni relative alla litigiosità e all'uso dei tribunali da parte dei giapponesi. Dunque, partendo dal titolo, la questione è andare in tribunale in Giappone? La prima risposta istintiva è banale e sicuramente meglio di no. Ma vediamo di articolare meglio. I tribunali giapponesi decidono casi civili e casi penali. Partiamo dai casi penali. Il collega Matsuda, che ha scritto di diritto e procedura penale, purtroppo oggi non c'è, non ha potuto partecipare, quindi mi permetto di sconfinare un po' nel suo campo. E sconsiglio a tutti di andare in tribunale, in un tribunale giapponese per un caso penale, in particolare in qualità di imputato. Un dato noto a molti sul Giappone è l'elevatissima percentuale di condanne penali. Il 99%, 98, 99% dei casi rinviati a giudizio si conclude con una condanna. I motivi sono diversi, soprattutto il filtro a monte dei casi da rinviare a giudizio. Solo il 30-40% dei casi investigati vanno poi a processo. E forse questo non è nemmeno del tutto sbagliato, e qui mi permetto una breve digressione. Prima del Covid ero solito portare i miei studenti in visita alla Corte Suprema del Giappone e al Ministero della Giustizia. Una volta il ministero, un pubblico ministero che ci aveva accompagnati, e poi c'è una mezz'oretta per le domande, disse che il 99% di condanne era poco, perché vi è l'1% di innocenti che subiscono l'onta del processo. Idealmente la percentuale di condanne deve essere del 100%. E qui si vede la giustizia come precisione, un'idea tipicamente giapponese. Tornando al processo, una volta in tribunale, dunque, l'imputato ha poche speranze di uscirne assolto. E in definitiva, appunto, se potete evitare, evitate. In qualità di spettatore è sicuramente meglio. Io per ragioni di studio ho assistito a dei processi, ma comunque il processo penale non è spettacolare, le udienze di solito sono brevi, e, insomma, anche da spettatore è altrettanto sconsigliato. Passiamo dunque al processo civile. Com'è il processo civile in Giappone? Ma in realtà non è troppo dissimile dal processo italiano. Si tratta di un processo sostanzialmente documentale che si articola in più udienze distanziate fra loro. La giustizia è più veloce che in Italia, e qualcuno potrebbe dire non ci vuole molto. Le statistiche dicono che per i casi in materia contrattuale ci vuole un anno per arrivare a sentenza. I costi non sono trascurabili, siamo sul 23% del valore della causa, anche qui in media, parliamo di statistiche,
è circa il 18% per i difensori, per gli avvocati e il 5% di altre spese. Ma la domanda è allora, i giapponesi vanno in tribunale? Vi è infatti questa immagine diffusa e radicata dei giapponesi come un popolo a cui non piace andare in tribunale e che risolve le liti in altri modi. La risposta qui in realtà è duplice. Le motivazioni per andare in tribunale possono essere di due tipi. Per questioni economiche, e parliamo quindi soprattutto di liti individuali. Questo è un caso. Un altro caso è per questioni non economiche, e parliamo di liti di carattere collettivo, volti sociali. E partiamo dalle liti per questioni economiche. I giapponesi vanno in tribunale, fanno causa? I numeri, anche qui statistiche, dicono che ci sono meno cause che in altri paesi. Facciamo un paragone con l'Italia. Guardiamo i casi civili in primo grado. In Italia abbiamo circa 2 milioni ogni anno, 2 milioni di casi presso il tribunale e 1 milione di casi presso il giudice di pace, per un totale di 3 milioni. In Giappone abbiamo 140.000 casi al tribunale distrettuale, 350.000 al tribunale semplice e 1 milione al tribunale di famiglia, per un totale di 1 milione e mezzo. Quindi il confronto non può essere preciso, perché le corti nei due paesi hanno competenze che non sono del tutto sovrapponibili. Ma un dato che emerge è che in Giappone, rispetto all'Italia, ed in rapporto alla popolazione anche, vi sono un quarto delle cause. Il problema è perché. Questa è una domanda tra le più discusse tra i comparatisti che si occupano di Giappone. E dare una risposta ponderata non è possibile nel tempo che mi rimane. Mi limito a esporre sinteticamente le ragioni che sono state proposte. Tra le prime, un illustre giurista e sociologo del diritto giapponese, Kawashima, negli anni 60 spiegava il fenomeno da un punto di vista culturalista. La cultura giapponese aborre il diritto, le leggi e i tribunali. Studiosi, soprattutto americani, negli anni 70 hanno respinto questa spiegazione e proposto ragioni istituzionali. Gli avvocati sono pochi, sono cari, oppure i precedenti giudiziali sono univoci, sappiamo già come va a finire una causa, non ci saranno sorprese in tribunale, quindi è inutile andare in giudizio, si concilia in altre sedi. Altri studiosi, anche dal Giappone, hanno proposto ragioni politiche, cioè il controllo politico, burocratico, della litigiosità, per mantenere la pace sociale e isolare anche il governo ed enti pubblici da possibili cause. Dagli anni 90 e 2000 il governo ha visto la bassa litigiosità come un problema, ha cercato di incrementare il numero degli avvocati con risultati scarsi. Tuttavia, come accennavo in precedenza, non si va in tribunale esclusivamente per cause individuali. Si può andare anche per ragioni non economiche, ma di carattere collettivo e sociale. E qui notiamo che i tribunali sono stati e continuano ad essere scelti come luogo di attivismo. Attivismo, sia chiaro, non dei giudici o dei PM, ma delle parti attrici. Tutte le grandi battaglie sociali del dopoguerra hanno visto capitoli importanti nelle aule di giustizia del paese. Dai grandi casi di inquinamento ambientale degli anni 60, trasfusioni di sangue infetto, amianto, tutto quanto riguarda l'energia nucleare, il disastro di Fukushima, il pacifismo costituzionale, le battaglie sui diritti civili, fino ad oggi il riconoscimento dei matrimoni omosessuali, il cognome diverso per i coniugi. Tecnicamente si trova sempre un modo per andare in tribunale e si va. Naturalmente ci sono anche movimenti di piazza, politici che portano avanti queste istanze in altre sedi, ma in tribunale si scrivono pagine importantissime e per certi versi decisive per la storia del paese. E qui concludo, i miei 10 minuti stanno volgendo al termine. E tornando al titolo, dunque, andare in tribunale in Giappone, perché? Che senso ha? In apertura ho detto scherzosamente meglio di no. E come abbiamo visto questo vale sicuramente per i casi penali. Per le cause civili, individuali, ovviamente ciascuna ha una storia a sé stante,
difficile generalizzare, ma il tribunale è una scelta fatta sempre, spesso, per mancanza di alternative, come peraltro in molti paesi. Dove invece la battaglia giudiziaria esprime il suo massimo valore nel caso delle liti collettive. In questi casi il tribunale è in Giappone un profondo valore esemplare e simbolico. Vi è un'immagine datata, ma ancora diffusa, del Giappone come luogo del non diritto. Spero che questo mio breve intervento vi abbia fornito qualche elemento per rimettere in discussione questa immagine e apprezzare anche meglio il volume che oggi presentiamo. Grazie. Ambasciatore, non la sentiamo. Sì, eccomi. Grazie mille, professor Ortolani. Lei giustamente mette in guardia come contro il rischio di presentarsi in tribunale, soprattutto per una causa penale, e dice evitare se uno può. Certo, non sempre evitabile, però grazie mille per le considerazioni che ha svolto. Ora vorrei dare la parola su un tema della famiglia molto importante, perché tutto il tema della famiglia in Giappone assume delle caratteristiche peculiari, e vorrei pregare il professor Masao Kotani, che insegna tra l'altro in un'università femminile di Tokyo, di parlarci del divorzio in chiave giapponese. Prego, professor Kotani. Grazie, sono Masao Kotani, un docente di università non solo femminile, ma molto femminista. Dunque, oggi uso di slide. Parlo con aiuto di questo slide. La mia tematica è divorziare in Giappone. Vi ringrazio tutto per tutto, insomma, sempre uguale. Allora, questo libro, Introduzione al diritto giapponese, ho scritto due capitoli. Uno è il diritto di famiglia, l'altro è cultura giuridica. Ho scelto la tematica del divorzio perché questa tematica, diciamo, come si dice, una via di... punto di crocevia di due capitoli. E anche molto, come devo dire, molto interessante dal punto di vista delle ricerche, perché per quanto riguarda il divorzio in Giappone c'è un puzzle, come dite voi, è molto famoso, perché in Giappone il divorzio, cioè tutti insomma divorziamo, anche in italiano, in giapponese, ma divorzio non è vietato mai. Questo è molto diverso dall'Italia, dai paesi europei, e storicamente, anche giuridicamente. No, anzi, diciamo, il divorzio in Giappone, giuridicamente, in un certo senso molto libero, come tornerò subito fra poco. Ma nello stesso tempo la percentuale di divorzi, cioè tasso di divorzio, è, diciamo, molto bassa, è tendenzialmente molto bassa. Vediamo un po' di statistica. Mi dispiace che ho trovato solo quello di tipo la lingua giapponese, ma insomma il Giappone è questo di linea nera, è così. Rispetto ad altri paesi, comparativamente è abbastanza bassa. Per esempio quello degli Stati Uniti, Russia, Austria, Danimarca, e anche paesi, per esempio Inghilterra, Svezia, eccetera. Unico paese più basso del Giappone è Italia, quello di verde. Allora noi, insomma, non ci piace divorziare. Siamo amici, ma un po' problematico, perché Italia, come sappiamo noi, fino al 1970 è stato vietato il divorzio, invece in Giappone, anche se sempre molto libero giuridicamente, non è vietato mai, ma insomma non ci piace divorziare, piuttosto,
perché? Questa è una tematica molto interessante. E ho fatto nel mio capitolo di diritto di famiglia la prima pagina come per far capire, insomma, brevemente, particolarità di diritto di famiglia in Giappone, ho scelto 7 punti. Primo, l'istituto, in Giappone c'è un istituto di divorzio consensuale. E in questo istituto, diciamo, i coniugi possono divorziare di comune d'accordo senza necessità di recarsi in tribunale. Insomma, molto laissez-faire, molto libero. E poi, secondo punto, non è presente, diversamente rispetto all'Italia, per esempio, istituto legale della separazione. Non c'è. Invece in Italia forse è uno dei paesi dove si sviluppano molto di questo istituto, anche c'è una ragione religiosa storica. E poi terzo punto, la potestà genitoriale è condivisa durante il matrimonio, come in altri paesi, ma in caso di divorzio diviene esclusiva. E poi punto quattro, quarto, quinto, sesto, saltiamo perché non c'è tempo, e invece settimo è la cosa, secondo me, importante, il principio di priorità alla conciliazione. E come diceva Andrea, insomma, i giapponesi non vanno molto al tribunale, invece per divorziare non è che non vanno, ma non c'è necessità di andare in tribunale. Però naturalmente se c'è qualche problema lì, allora anche i giapponesi dobbiamo andare in tribunale, però non subito all'arbitrato o in contenzioso, ma è necessario in primo luogo, qualunque sia la volontà di interessi, esperire ogni tentativo di conciliazione. Allora, 4 su di questi 7 punti riguardano comunque problema di divorzio, per cui la tematica di divorzio a un certo punto è il simbolo della particolarità di diritto di famiglia, anche la cultura della famiglia. Naturalmente ci sono tanti punti comuni tra due paesi, tra il Giappone e i paesi occidentali, come c'è codice civile, c'è il matrimonio, il divorzio, filiazione, potestà genitoriale, adozione, successione. Ci sono molti punti comuni, però oggi focalizzo di questa, diciamo, peculiarità giapponese. Allora, in Giappone tipologie di divorzio ci sono 6, molto moltiplicato rispetto a qualche anno fa, ma comunque il divorzio consensuale si chiama Kyogiriko in giapponese, è più o meno 90% di divorzi. Allora, la maggior parte assoluta è tutto questo consensuale, cioè insomma non vanno, poche persone vanno, devono andare al tribunale per divorziare. Piuttosto la 90% sono, si divorziano senza andare al tribunale. Allora, divorzio consensuale. Il sistema meraviglioso, perché non c'è bisogno di andare al tribunale, non richiede alcuna forma di controllo da parte del tribunale, insomma, è considerato tra i più semplici i sistemi a livello mondiale. Allora, procedura semplice è una bella cosa per tutti noi, insomma, siamo sempre dispiaciuti di queste tutte le burocrazie, procedure, eccetera, anche nell'università, dappertutto, ma così forse è un po' troppo, perché divorzio è la cosa molto importante. Invece questo modo giapponese forse è un po' troppo semplice. Perché? Ci sono 3 punti, soprattutto negativi. Allora, prima, sono facilmente consegnate
notifiche di divorzio, cioè insomma richieste di divorzio verbale, non basate su una volontà comune, cioè una cosa falsa. E secondo, non è detto che si sia discusso sufficientemente, soprattutto, questa è la cosa fatale, sull'educazione dei figli dopo il divorzio o sul patrimonio. Si può fare, si può divorziare senza discutere sufficientemente e esaurientemente sull'educazione dei figli dopo il divorzio. Questo è un grande problema, perché si possono divorziare. E poi dopo, naturalmente, ci sarà un problema molto serio sull'educazione o sul patrimonio, eccetera. E poi, per quanto dal punto di vista di ricerche, è difficile per il governo, anche per la società civile, per i ricercatori, capire come sono le situazioni realistiche e il contenuto, per esempio, di quale d'accordo loro hanno fatto sull'educazione dei figli. Non si sanno, non si può capire della divorzione consensuale. Solo noi possiamo capire la tassa di divorzio consensuale 90%, basta così, non c'è altra informazione dettagliata. A meno che, per esempio, organizziamo qualche indagine sociale molto organizzativa. Per cui questo modo di divorzio, o bene o male, c'è un punto di le tematiche, secondo me, importantissime. Nel caso in cui i coniugi non trovino un accordo per il divorzio, è necessaria naturalmente una procedura giudiziaria, ma forse non c'è tempo molto più di spiegazione di tutta questa cosa. Ma una cosa, insomma, solo è importante che in questo caso, comunque, il Tribunale di Famiglia, come diceva Andrea prima, è sempre, insomma, competenza di tutti questi casi di famiglia. E poi sempre c'è bisogno di conciliazione prima di fare tutti gli altri giudizi. E per quanto riguarda la separazione legale, come dicevo, non c'è questo istituto, proprio non c'è. E naturalmente separazione di fatto c'è, però questa è anche molto problematica, perché in assenza di questo istituto sorgono varie difficoltà. Per esempio, in caso di figli nati durante lo stato di separazione, di fatto. E per questa la giurisprudenza di Tribunale di Famiglia ha riconosciuto una qualche efficacia legale al divorzio di fatto. Ma secondo me, forse, bisognerebbe inventare anche in Giappone questo istituto della separazione legale nel codice civile, forse imparando molte cose da quell'esperienza italiana. E la causa di divorzio giudiziario, salutiamo questo slide perché è un po' complicato. E c'è anche tipo tante proposte sulla riforma di diritto di famiglia e anche, anche sul divorzio, ma se c'è qualche domanda, interesse, dopo magari parleremo di questo punto. E ultimo slide, piuttosto devo fermare un po'. In Giappone, così, le cause riguardanti la famiglia, le cosiddette l'età civile delle persone, sono tutte di competenza del Tribunale di Famiglia. Questo tribunale ha 50 sedi di tutto il Giappone e poi, come diceva anche questo Andrea, si occupa di quasi 1 milione di casi. E in certo senso, il tribunale più presente del Giappone, in certo senso. E poi ancora, negli ultimi anni stia aumentando questi casi. E per comprendere veramente il diritto di famiglia, anche della cultura giuridica in Giappone, non si può non tenere conto delle funzioni del Tribunale di Famiglia e della sua giurisprudenza. Allora fermo qui, grazie.
Passo al prossimo relatore. Allora, grazie mille, professor Cotani. Mille grazie per la sua così attenta descrizione del problema di come divorziare in Giappone e qual è questa, come mai è così bassa la percentuale di casi rispetto anche ad altri paesi altrettanto sviluppati. Vorrei ora pregare, passiamo a un altro tema, quello delle società, e vorrei pregare Marco Giorgi di parlarci degli strumenti societari che in Giappone sono così sviluppati, e lo ringrazio per quanto vorrà dirci. Prego, professor Giorgi. Salve, buongiorno a tutti. Come mi ha introdotto l'ambasciatore Vattani, sono Marco Giorgi, partner dello studio legale Andersen e docente di diritto commerciale presso l'Accademia della Guardia di Finanza. L'intervento, il mio intervento di oggi si concentrerà su un argomento specifico, forse un pochino meno immediato rispetto agli argomenti che mi hanno preceduto, che sono appunto farò una brevissima panoramica degli strumenti societari messi a disposizione dall'ordinamento giapponese. E credo sia utile anche un pochino per inquadrare il tema fare una brevissima parentesi storica sulla genesi e l'evoluzione del diritto societario in Giappone, perché questo ci aiuta a capire bene, diciamo così, le ragioni per cui gli strumenti messi a disposizione oggi hanno una natura tutto sommato ibrida e poco chiara, diciamo così, spesso non chiarissima all'osservatore occidentale. Volendo sintetizzare al massimo l'evoluzione del diritto societario giapponese, possiamo individuare due macro aree. Una prima, che inizia appunto dalla restaurazione Meiji sino alla Seconda Guerra Mondiale, in cui c'è un'importazione, direi quasi pedissequa, dei modelli societari continentali, principalmente di derivazione germanica. E una seconda, inaugurata appunto con la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione statunitense, con una fortissima influenza del diritto anglosassone di stampo nordamericano, che ha in maniera, soprattutto negli ultimi decenni, ancora di più che negli anni 50 e negli anni 60, ha fortemente influenzato il diritto societario del Giappone. E questo però ha, diciamo, questa genesi storica, no, questo percorso evolutivo, non ha permesso, diciamo così, di superare alcuni istituti o alcuni dogmi giuridici che si sono innestati in Giappone appunto nella prima era Meiji. E il risultato è che oggi abbiamo dei modelli che non sono né chiaramente sovrapponibili ai modelli societari dell'Europa continentale o comunque dei paesi di sviluppo, né tantomeno dei modelli societari che sono, diciamo così, sovrapponibili a quelli del diritto nordamericano, comunque tipici dei modelli di common law. Perché questo è importante? È importante perché anche alla luce, per esempio, del recente Free Trade Agreement tra l'Unione Europea e il Giappone, è importante e necessario per un operatore commerciale capire qual è il contesto giuridico qualora voglia intraprendere un'iniziativa di business nel paese. Volendo sintetizzare al massimo le forme societarie disponibili in Giappone che garantiscono una separazione patrimoniale perfetta, quindi una responsabilità limitata del socio investitore, sono sostanzialmente due: le Kabushiki Gaisha e le recenti Godo Gaisha. Sono sostanzialmente due tipi societari
assimilabili alla forma delle società per azioni per le Kabushiki Gaisha e alle società a responsabilità limitate per le Goto Gaisha. È importante da un punto di vista, diciamo così, sistemico ricordare che in Giappone, a differenza dell'ordinamento italiano, dove tutta la normativa societaria è contenuta nel codice civile, in Giappone invece la normativa societaria è contenuta in una legge ad hoc, una legge appunto detta la Kaisha Ho, la legge sulle società, che tutto sommato ha visto una recente, una emanazione più o meno contemporanea alla riforma del diritto societario italiano del 2003-2004, la legge sulle società del 2005, e ha profondamente mutato, diciamo così, gran parte dell'ordinamento societario giapponese, in primis introducendo questa nuova, questo nuovo tipo societario delle Goto Gaisha, quindi delle società a responsabilità limitata, e in secondis modificando in maniera piuttosto marcata tutta una serie di, diciamo così, disposizioni relative sia alla governance sia alle operazioni straordinarie, come appunto fusioni e scissioni. Allora, da un punto di vista meramente strutturale, è bene subito ricordare che, a differenza di quanto avviene nell'ordinamento nostrano, la costituzione di qualsivoglia tipo societario, sia per la Goto Gaisha che anche per la Kabushiki Gaisha, quindi per la società a responsabilità limitata, se così vogliamo chiamarla, per la società per azioni, non presuppone un capitale sociale minimo, il che vuol dire che con una linea teorica, perché poi comunque bisognerà dotare questo mezzo societario degli strumenti, cioè diciamo così, della finanza per poter operare, ma in linea teorica è possibile costituire in Giappone una società per azioni con un capitale sociale di 1 yen, che è francamente tipico del modello nordamericano, dove è possibile costituire una joint stock company con un capitale sociale minimo, prossimo, o comunque pari anche a un dollaro. E questo è importante perché la concezione, diciamo così, degli strumenti societari che si ha in Giappone è un pochino diversa dalla nostra, soprattutto per quanto riguarda la società per azioni, ovvero noi da italiani, ma in generale da europei, siamo da europei continentali, tendiamo ad utilizzare lo strumento della società per azioni per attività di business un pochino più strutturate, un pochino più complesse, sia in termini di volumi che anche in termini proprio di complessità organizzativa. E in Giappone questo non avviene per la semplice ragione che il legislatore ha deciso di non, diciamo, caricare di un ulteriore significato economico il mezzo societario della società per azioni, appunto della Kabushiki Gaisha, ma di utilizzarlo come mezzo neutro e come strumento neutro, e dare la possibilità quindi all'operatore economico di strutturare l'organizzazione, quindi la governance dell'ente, in maniera graduale in funzione di alcuni parametri che adesso vi citerò. Questo ha permesso, e tutt'oggi permette, di utilizzare uno strumento, diciamo così, giuridico, quale appunto quello della società per azioni, anche per microimpresa, per, diciamo così, realtà di business che noi vedremmo, per esempio, utilizzare lo strumento della società a responsabilità limitata o addirittura della società a responsabilità limitata semplificata di recente introduzione. I parametri, diciamo così, codicistici o della legge sulle società che vengono presi in considerazione ai fini, diciamo così, della scelta del modello di governance obbligatoria per le società sono parametri di natura dimensionale, quindi di natura bilancistica. Le società, se superano certi parametri di bilancio, hanno, diciamo così, un obbligo di dotarsi di una struttura organizzativa un pochino più robusta, quindi immaginatevi che si può partire da una società che ha un amministratore unico,
appunto, senza alcun altro organo di governance, a strutture molto più complesse che prevedono un sistema tutto sommato analogo a quello tradizionale nostrano, quindi con consiglio di amministrazione e il Kanzeiyaku Kai, che è qualcosa di parificabile al nostro collegio sindacale, o altri sistemi più vicini a quello monistico di stampo anglosassone. Quindi c'è una gradualità, diciamo così, nella complessità del sistema di governance in funzione, come vi dicevo, appunto, di alcuni parametri di bilancio e della natura della società. Per esempio, le società che fanno ricorso al capitale di rischio, quindi le società che sono quotate su mercati regolamentati, naturalmente necessitano di una struttura di governance, diciamo così, consona alla natura e alla tipologia di business e soprattutto alla tipologia della compagine societaria. Quando si ha un azionariato, diciamo così, diffuso, è evidente che per garantire diciamo così, i diritti degli azionisti di minoranza si richiede una governance piuttosto robusta. Vediamo invece una cosa che può essere interessante per chiunque voglia diciamo così, intraprendere un'attività imprenditoriale o per l'imprenditore italiano che ha interesse a stabilire un'attività commerciale in Giappone. Qual è, e secondo me, per l'esperienza, soprattutto per esperienza professionale, qual è forse tra le due lo strumento societario preferibile? E, contrariamente a quanto si possa ipotizzare, io non riesco a comprendere le ragioni per cui si debba utilizzare lo strumento della società a responsabilità limitata, che sebbene, diciamo così, ha dei costi di costituzione più bassi rispetto alla società per azioni, che rimangono comunque contenuti per le ragioni che vi spiegavo, in primis perché la società per azioni, la Bushin Gaisha, non presuppone un capitale sociale minimo, in secondis perché tra l'una e l'altra, diciamo così, la differenza di costo di costituzione si aggira intorno ai 1.000 euro. Noi possiamo costituire una Godo Gaisha con circa 180-190 mila yen, perché non è prevista, per esempio, il coinvolgimento del notaio, ma con circa 300 mila yen riusciamo comunque a costituire una Kabushiki Gaisha. Quindi la differenza, diciamo così, del costo transattivo tra una e l'altra è veramente minimale. E qual è però il tema? Il tema di fondo è che la Godo Gaisha, diciamo così, obbliga soprattutto per, diciamo così, se si fa riferimento a controllate o a subsidiari di realtà imprenditoriali estere, a nominare un amministratore esecutivo con poteri sostanzialmente di ordinaria e straordinaria amministrazione residente in loco e che naturalmente sia in grado di comprendere la lingua giapponese e quindi necessariamente deve essere nominato un amministratore giapponese a cui vengono dati i più ampi poteri. E questo in passato, nonostante il paese sia molto sicuro, ha però dato vita ad alcune situazioni abusive in cui amministratori, passatemi il termine, plenipotenziari, utilizzavano i poteri loro concessi per garantire prestiti personali o di familiari o per dare seguito a operazioni quantomeno discutibili. Lo strumento invece della società per azioni consente di avere un, diciamo così, un organo amministrativo collegiale con un minimo di filtro che garantisce soprattutto, diciamo così, l'operatore estero che non ha la possibilità di un controllo quotidiano delle attività sociali, garantisce un filtro maggiore. Altro elemento non di minore importanza è che sebbene la Godo Gaisha sia stata, diciamo così,
costruita sulla base del modello nordamericano del limited liability company, non conosce il principio di trasparenza fiscale, quindi la stessa è soggetta alla corporate tax e quindi non ha, diciamo così, quell'elemento fiscale ulteriore per cui si dovrebbe preferire alle società per azioni, dovendo comunque scontare appunto una tassa, quindi un'imposta sui redditi delle persone giuridiche in Giappone con una trattenuta alla fonte, quindi questo da un punto di vista fiscale non è un elemento, diciamo così, che anzi è un ulteriore elemento che dovrebbe far propendere l'operatore internazionale verso la società per azioni. Ed invero, per mia esperienza, anche in realtà dove non vi sono dipendenti e con diciamo così, con dei volumi di business tutto sommato ridotti, si tende sempre ad utilizzare il mezzo della società per azioni. E un ultimo elemento su cui è interessante, secondo me, fare un breve cenno è il tema, diciamo così, della tenuta dei conti e della contabilità, perché ci sono due, naturalmente il Giappone ha i Japanese Gap, quindi ci sono dei principi contabili che sono diversi oltrone rispetto a quelli che utilizziamo noi in Europa o in Italia, e molto raro, se non praticamente impossibile, è individuare società che utilizzino gli IFRS, quindi i principi contabili internazionali. Forse giustamente solo le società quotate, ma di grandissime dimensioni. Questo, per mia esperienza, ha dato e continua a dare qualche difficoltà nella predisposizione dei bilanci consolidati quando arriva il dato contabile, diciamo così, dal Giappone. Altro elemento caratteristico è che, a differenza di quanto avviene in Italia, non c'è l'obbligo, soprattutto principalmente per le società chiuse, cioè quelle che non sono quotate ovviamente, non c'è l'obbligo della pubblicazione dei bilanci. Quindi fare anche un'attività di screening preventivo rispetto allo stato economico di un ente giuridico in Giappone non è un'attività semplice. Se noi abbiamo una controparte italiana e vogliamo verificare, diciamo così, qual è lo stato dei suoi conti, noi facciamo una semplicissima misura e sappiamo, possiamo capire se è una controparte di cui possiamo fidarci. Poi ci sono naturalmente altri mezzi come banche dati, CERVED e quant'altro per verificare, per esempio, il merito del credito e via discorrendo. In Giappone non, questo strumento, quantomeno della misura sulle scritture contabili, non è possibile. Il che naturalmente ogni tanto ha dato, per mia esperienza, alcuni problemi, perché poi giustamente, come diciamo così, anticipava, diciamo così, menzionato il collega Ortolani prima, comunque si tende in generale a evitare un eventuale contenzioso per il recupero del credito in Giappone, perché ha un costo notevole, e quindi diciamo è un paese sicuro, tendenzialmente sicuro, però avvengono anche in Giappone non di rado delle difficoltà, diciamo così, relative a, diciamo così, rapporti commerciali, dovute al fatto che non sono state possibili delle attività, diciamo così, di due diligence finanziarie antecedenti, proprio per il fatto che i bilanci non sono pubblici. Credo di aver esaurito il mio tempo, poi se ci sono altri argomenti, è materia piuttosto ampia, quindi riassumere in 10 minuti è un pochino complesso. Ambasciatore, è in muto. Grazie mille, caro professore.
No, immagino che ci potranno essere delle domande al termine delle varie relazioni e quindi potremo tornare su alcuni degli aspetti che lei ha evidenziato. Vorrei dare ora la parola al professore Giuliano Lemme e ringraziarlo molto perché l'iniziativa di questa conferenza a distanza mi è venuta proprio da lui. Quindi gli vorrei dare la parola, ringraziarlo ancora e pregarlo di soffermarci su un tema che naturalmente è uno dei più importanti anche per chi sta per poco tempo in Giappone, che è quello delle banche. Prego Giuliano. Grazie mille all'ambasciatore e amico Umberto Vattani. Il tema delle banche sicuramente è molto sensibile, perché forse la sublimazione di quello che ha detto Giorgio Colombo all'inizio, cioè un diritto che parte da influenze straniere, ma poi forse prende strade sue proprie, in nessun altro campo, forse, come in quello bancario, è evidente. Allora, una brevissimissima introduzione. Voi sapete che dal punto di vista del rapporto del finanziamento sul mercato, noi dividiamo i sistemi giuridici in bancocentrici e in mercatocentrici. Tipico sistema mercatocentrico quello statunitense, dove è molto più diffusa la quotazione in borsa, quindi il ricorso agli investimenti azionari per finanziare l'attività di impresa, e quelli bancocentrici come quello italiano, in cui il principale canale di finanziamento delle imprese è il canale bancario. Ebbene, per motivi che tra poco dirò, il sistema giapponese è la sublimazione, l'idea platonica del bancocentrismo, perché le banche in realtà in Giappone assumono una funzione assolutamente inusitata rispetto a quello che avviene persino nei regimi bancocentrici come quello italiano. Allora, voi dovete immaginare che nel passaggio dalla età Tokugawa o Edo all'età Meiji, quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento, cambia completamente tutto l'ambiente giuridico giapponese e ovviamente cambia anche il mercato del denaro per eccellenza, che è quello bancario, perché il Giappone prima era basato su un modello di una valuta che in realtà era una valuta non valuta, che era il ryo, e dei cambiavalute che erano i ryōgae, in un sistema talmente arcaico peraltro che le imposte in gran parte venivano pagate in riso, quindi in natura. Con la rivoluzione Meiji c'è la necessità di abbandonare questo sistema così arcaico, occidentalizzare il paese e passare a una nuova valuta che sarà lo yen, e a un sistema bancario che per una serie di coincidenze viene modellato sul sistema bancario belga. Voi vi chiederete perché proprio il Belgio, in realtà perché l'ideatore della riforma della prima legge bancaria giapponese era stato ambasciatore in Belgio, quindi aveva esperienza di quella banca centrale, e perché si riteneva d'altro canto che il sistema allora principale di governance bancaria, che era quello della Bank of England, fosse un pochino troppo sofisticato per un paese che usciva da uno stato economico profondamente diverso da quello delle società avanzate. Quindi si svecchia il sistema, si susseguono, e non voglio annoiarvi ricordandovi le varie date, leggi bancarie, riforme della banca centrale, viene creata la Nihon Ginko, la banca centrale del Giappone, e si arriva così a un sistema attuale, che è un sistema invero estremamente complesso, dove ancora una volta, riprendendo quello che hanno detto anche gli amici che mi hanno preceduto, c'è una cesura netta tra quello che succede fino alla Seconda Guerra Mondiale e quello che succede dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché con l'industrializzazione forzata del Giappone, che ancora oggi costituisce un fenomeno straordinario, se voi pensate che un paese che era in uno stato medievale, dopo 50 anni dalla rivoluzione Meiji, sconfigge l'impero russo, andando dalla katana ai cannoni in un batter d'occhio sostanzialmente si affermano come modello industriale gli zaibatsu, che erano dei grandi gruppi su base familiare che controllavano una banca. Ovviamente con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale era interesse degli occupanti americani quello di smantellare un sistema che era quello che poi aveva portato all'ingresso del Giappone a fianco dell'asse nella Seconda Guerra Mondiale. E quindi gli americani
che influenzano profondamente, questo come in altri campi, il sistema giuridico giapponese dal 49 in poi, cercano di smantellare lo zaibatsu. Quindi cercano di smantellare questa struttura su base familiare. Ci riescono, ma solo in parte, perché lo zaibatsu viene sostituito da un'altra struttura, che è quella attuale, che è il keiretsu. Il keiretsu, difficile un po' tradurre la parola in Giappone, mi è stato suggerito che il significato in italiano più simile è un qualche cosa, una sorta di cerchio che però non ha un capo definito. Il keiretsu, vedete, è di importanza fondamentale non solo per il diritto bancario, ma anche per il diritto societario, per il diritto dei gruppi, perché costituisce l'esempio più chiaro di un gruppo a base orizzontale, cioè in cui non c'è una controllante che ha una catena di partecipazioni come avviene in Italia, ma c'è per l'appunto una banca che attraverso dei sistemi di nomina dei consigli di amministrazione, quello che tecnicamente si chiama interlocking directorate, e attraverso un sistema di finanziamenti in esclusiva a una serie di società, costituisce attorno a sé una sorta di galassia di cui è l'ideale centro. Ora, tanto per chiarire a coloro che vivono in Italia e non abbiano un'esperienza diretta del Giappone, se io dico Mitsubishi, la maggior parte di noi pensa alle automobili, condizionatori d'aria, macchinari industriali o cose del genere, ma Mitsubishi è una banca. Mitsubishi è in primo luogo una banca, che poi ha attorno a sé questa sorta di costellazione di società che finanzia in esclusiva, di cui determina la nomina degli amministratori e che quindi di fatto controlla, anche senza bisogno di assumere direttamente partecipazioni in queste società. Ecco, da questo punto di vista il modello è unico ed è un modello, attenzione, questo è un dato che persino con la Abenomics, la politica di Shinzo Abe, l'ex primo ministro giapponese, è stato mantenuto, in cui sostanzialmente c'è la tendenza alla conservazione assoluta in stato di solvibilità di tutte le società controllate. Il fallimento in Giappone, poi si parlerà del fallimento del consumatore, ma il fallimento societario è un fenomeno molto molto più raro di quanto avvenga in Italia. Perché le grandi società che da noi per esempio andrebbero in procedure concorsuali come l'amministrazione controllata, l'amministrazione straordinaria, in Giappone vengono mantenute solvibili il più possibile dalla banca che le finanzia. Proprio perché la banca dà il nome a queste società. Quindi se fallisce una società che si chiama Mitsubishi, Banca Mitsubishi ha il proprio nome che viene, tra virgolette, infangato da questo fallimento. Qualcuno ha denunciato che questo determina uno stato di scarsa competitività del Giappone, perché chiaramente significa continuare a pompare denaro in società inefficienti, ma il sistema di fatto ha funzionato. L'altra cosa interessante del Giappone dal punto di vista del sistema bancario è che la vigilanza sulle banche, al contrario di quanto avviene in Italia e in Europa, non è esercitata dalla banca centrale, ma è esercitata da un ufficio governativo, la FSA, Financial Services Agency, che esercita la vigilanza bancaria, che non è dunque attribuita alla Banca del Giappone, alla Nihon Ginko, che a propria volta, al contrario di quanto avviene con le banche centrali della maggior parte dei paesi europei, non è una struttura indipendente dal governo, ma è una struttura di fatto controllata dal governo. Sapete che il principio di indipendenza della banca centrale in Italia, per esempio, è considerato uno dei capisaldi della democrazia. Quando Orban ha assoggettato la banca centrale ungherese alle direttive governative, l'Unione Europea ha protestato dicendo che per l'appunto si minava un cardine della democrazia quale l'indipendenza della banca centrale. In Giappone viceversa il governo controlla la banca centrale, come peraltro avviene in Inghilterra. In realtà il controllo da parte del governo giapponese della banca centrale, che quindi determina un'influenza nella determinazione dei tassi di interesse, e Abe ha usato ampiamente questa facoltà per cercare di fare un quantitative easing in Giappone molto molto forte a seguito della crisi finanziaria del 2008, in Giappone funziona bene perché è un paese che a partire dagli anni 90 è stato costantemente o quasi in deflazione, e quindi chiaramente una politica non rigorista sui tassi di interesse in Giappone funziona in maniera assolutamente perfetta. Ancora una volta prendiamo un modello e lo applichiamo, lo caliamo
in una situazione specifica, quale quella giapponese, che mutua i modelli occidentali, ma li cambia e li adatta alla propria concezione, alla propria società e al proprio stato economico. Per quanto riguarda viceversa il versante, diciamo così, privatistico del diritto bancario giapponese, cioè il rapporto banca-cliente e contratti bancari, sulla nozione di attività bancaria, in realtà la legge bancaria giapponese, che è del 1981, poi chiaramente più volte emendata, non ha significative differenze, anche perché l'attività bancaria è un'attività economica, quindi la definizione giuridica come raccolta del risparmio del pubblico esercizio del credito è una nozione che è strettamente tratta dall'economia, e quindi l'economia tende a essere molto molto più globale di per sé del diritto. Quello che però è interessante, ed è bene saperlo, è che la struttura del contratto principale banca-cliente, che è il conto corrente, che in Italia è una struttura unica, che sostanzialmente viene usata sia dalla grande impresa che dal piccolo risparmiatore e consumatore, è una struttura di fatto molto diversa. I giapponesi, e questo lo sa chiunque è andato in Giappone, hanno paradossalmente meno dimestichezza con le carte di credito di quanto si abbia in Occidente. Noi abbiamo proprio l'altro ieri ho fatto un intervento in un altro convegno in cui parlavo della cashless society, della scomparsa progressiva del contante, che è uno dei miei temi di ricerca, e citavo il caso della Svezia, in cui ormai stiamo al 95% circa di uso di plastic money, di carte di credito o carte di debito, e quindi solo un 5% residuo del contante, con previsioni del governo svedese che nel 2023, cioè tra due anni, in Svezia non si userà più il contante. In Giappone questa data, se ci sarà di abbandono del contante, sarà sicuramente tra molti molti anni, perché in Giappone si paga ancora moltissimo in contanti. Io mi piace pensare che questa circolazione del contante in Giappone sia anche frutto della sicurezza del paese, perché da noi girare, o in altri paesi, girare con ingenti quantità di contanti addosso non è strettamente consigliabile. Il Giappone, sapete, è uno dei paesi più sicuri che esistano al mondo per un determinato tipo di crimini, e quindi ovviamente c'è anche una maggiore confidenza delle persone con la circolazione con un'elevata quantità di contante. Questo fa sì che in realtà il conto corrente, che da noi è una sorta di portafogli virtuale, una sorta, io dico, di chiave di dialogo con la banca, per cui se voglio dialogare con la banca faccio il conto corrente, che ripeto ha una struttura definita e che è identica per la Fiat Chrysler e per il ben più modesto economicamente Giuliano Lemme. In Giappone ci sono vari tipi di contratti che le persone fanno con i clienti. E questi contratti molto spesso non prevedono questi conti correnti, chiamiamoli così, diversi, non prevedono, come da noi, una circolazione di liquidità libera, ma ad esempio possono essere vincolati, per cui io devo dare un preavviso per il prelievo, ad esempio possono prevedere strumenti di accumulo che diventano degli strumenti di risparmio, che per esempio vengono molto utilizzati per costituire un piccolo patrimonio per i figli. Ci sono ancora dei libretti, che da noi per esempio i libretti di deposito di risparmio, io mi ricordo da ragazzino, non esistono più. E c'è in generale e soprattutto molto un ruolo molto molto importante, ancora più importante di quello che ha assunto in Italia, della posta. E quando qualcuno vuole andare a vivere in Giappone, la cosa che gli si consiglia sempre, se è un, specie se è un ragazzo, quindi ha dei piccoli risparmi, è rivolgersi alla posta per fare un conto. Proprio perché le poste giapponesi, che sono un colosso, che rappresentano, se non sbaglio, una, se non la più grande privatizzazione mai avvenuta nel mondo di un'attività banco-finanziaria, sono effettivamente ancora oggi viste come una sorta di interlocutore privilegiato. Purtroppo il tempo è poco, perché sarebbe interessante scendere nel dettaglio e parlarvi delle linee guida di vigilanza sulle banche, o parlarvi dei pochissimi fallimenti di banche che sono avvenuti, insolvenze di banche che sono avvenute in Giappone.
Chiudo però il mio intervento semplicemente ricordando un dato, che non è un dato strettamente bancario, ma un dato macroeconomico che io trovo molto interessante. Il Giappone è uno dei paesi al mondo che ha il più alto tasso di debito pubblico sul PIL. Stiamo intorno al doppio di quello italiano, che già è a livelli critici. Allora, perché noi stiamo sempre al limite nei rating internazionali del junk, delle obbligazioni? Perché noi stiamo sempre a un livello in cui si parla di un declassamento dell'Italia che, parlo di dati pre-Covid, stava circa il 130% debito su PIL, mentre il Giappone, che sta oltre il 200%, ha una doppia A di rating. Per un motivo molto semplice. Perché il debito pubblico giapponese è comprato dai giapponesi. Il debito pubblico italiano è acquistato prevalentemente da investitori istituzionali esteri, che quindi sono molto molto più propensi a disfarsi dello stock di debito pubblico accumulato quando le cose si prospettano male. In Giappone, questa sorta di nazionalismo del debito pubblico ha fatto sì che un paese che spende moltissimo più di quanto entra in tasse, abbia mantenuto uno standing internazionale e abbia mantenuto soprattutto una stabilità economica che, pur nella crisi, che certamente ha colpito anche in Giappone, ancora oggi penso sia un esempio. E il sistema bancario giapponese, da questo punto, può essere un esempio molto importante di un modello diverso che, a quanto pare, funziona benissimo in Giappone. Non so se funzionerebbe altrettanto bene in Italia. Grazie, ambasciatore. Queste considerazioni sono veramente illuminanti. Anche i nostri diplomatici che vivono a Tokyo mi dicono che quando vanno in banca per ritirare dei fondi, che poi sono quelli che lo Stato italiano invia loro, vengono sempre guardati con sospetto. Cioè ritirare i soldi, ma perché ritiri i soldi qui e lì? Perché effettivamente l'abitudine, ce l'ha spiegata benissimo il professor Lemme, è quella di usare soprattutto liquido e questi movimenti di denaro più importanti sorprendono. Perciò è stato un interessante davvero viaggio attraverso il sistema bancario giapponese. Ringrazio molto il professor Lemme. Ed ora la parola al professor Masaki Sakuramoto, che ci parlerà di un fatto sorprendente per noi, il fallimento del consumatore. E vediamo come il consumatore sprovveduto può anche lui dover fallire e portare in qualche modo i conti in tribunale. Grazie mille. Grazie, ambasciatore. Prima vorrei condividere il mio PowerPoint. Giorgio, puoi vedere il mio PowerPoint? Sì, Masaki, lo vedo bene. Ok. Allora, cominciamo. Buongiorno a tutti, sono Masaki Sakuramoto, professore ordinario del diritto fallimentare dell'Università Toyo. Il tema della mia presentazione è, come da programma, il fallimento del consumatore in Giappone. Oggi mi vorrei concentrare sulle caratteristiche del fallimento del consumatore, paragonandolo al fallimento ordinario. Prima di tutto, in Giappone, l'espressione fallimento del consumatore non è presente nella legge fallimentare, ma si tratta di un'espressione nata e usata in ambito accademico. Quindi, anche se nella legge non sono presenti norme apposite sul fallimento del consumatore, la procedura relativa viene attuata sulla base della legge fallimentare. Innanzitutto vorrei spiegare brevemente la procedura fallimentare ordinaria prevista dalla legge fallimentare.
Poi vorrei spiegare le caratteristiche del fallimento del consumatore. In Giappone la legge fallimentare ha come oggetto non solo le persone giuridiche, come società di capitali e di persone, le persone giuridiche senza scopo di lucro, ma anche le persone fisiche come commercianti e anche comuni cittadini nella loro veste di consumatori. Di contro, adesso in Italia, la legge fallimentare ha come oggetto gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale di una certa dimensione, mentre i debiti in qualità di consumatori ne sono esclusi. Di conseguenza, per consentire ai consumatori di uscire dallo stato di sovraindebitamento, è stata approvata la cosiddetta legge sul sovraindebitamento, legge numero 3 2012. La procedura fallimentare ordinaria si divide nelle seguenti 5 fasi. La prima fase consiste dell'ordinanza per l'apertura della procedura fallimentare. La seconda, formazione della massa fallimentare. La terza, l'accertamento dei crediti fallimentari. La quarta, la chiusura della procedura fallimentare. La quinta, il procedimento esdebitazione. Contemporaneamente all'ordinanza per l'apertura della procedura fallimentare viene nominato un curatore fallimentare dal tribunale. Poi il curatore forma la massa fallimentare liquidando l'attivo del fallito e convertendo la massa in una somma di denaro in modo da poterla successivamente ripartire. Questa è la formazione della massa fallimentare. Parallelamente alla formazione della massa, per riaprire e ripartire la somma convertita in denaro fra i creditori concursuali, è necessario esaminare e stabilire quanto ripartire e con quale graduatoria fra i crediti. Questo è l'accertamento dei crediti. Il curatore, dopo aver fatto questi due procedimenti, deve fare il procedimento di ripartizione dell'attivo in proporzionale al loro credito e in pari misura percentuale. In seguito, di solito, il consumatore passa al procedimento dell'esdebitazione, della quale vi parlerò dopo. Quali sono dunque le caratteristiche del fallimento del consumatore in Giappone? Vi sono 3 caratteristiche. La prima è che in molti casi la procedura fallimentare inizia in seguito al corso del debitore stesso. In altre parole, il fallimento è volontario. La seconda è che in molti casi il tribunale emette l'ordinanza di interruzione della procedura fallimentare contemporaneamente all'ordine per l'apertura della procedura. Questa si chiama interruzione della procedura di fallimento contemporanea, secondo l'articolo 216, comma primo. La terza è lo scopo per cui i consumatori presentano il ricorso per l'apertura della procedura per se stessi e ottenere il beneficio dell'esdebitazione. Ora spiegherò brevemente la prima caratteristica. Poiché il modo in cui sono state realizzate le caratteristiche è piuttosto complesso, oggi vi presento solo i risultati. La percentuale dei casi di fallimento volontario di persone fisiche è pari a circa l'89% del totale. Anche nei 3 anni precedenti si è registrata grosso modo la stessa percentuale. In conseguenza, si può dire che il fallimento del consumatore rappresenta la maggior parte dei casi di fallimento.
Ora passiamo alla seconda caratteristica. Nel caso in cui manchino risorse per proseguire la procedura fallimentare, vale a dire quando il fallito è incapiente, il tribunale è obbligato ad emettere un'ordinanza di discontinuità, vale a dire interruzione della procedura fallimentare nel momento esatto in cui esso emette l'ordinanza per apertura della procedura. Quindi il tribunale non nomina il curatore, né esegue la procedura, né effettua nessuna ripartizione. Subito dopo questo, il consumatore passa al procedimento esdebitazione. Secondo le statistiche, i casi di fallimento volontario di persone fisiche chiusi a seguito dell'interruzione nel 2019 erano pari a circa il 65%. Anche nei 3 anni precedenti si è registrata quasi la stessa percentuale. Passiamo all'ultima caratteristica. L'esdebitazione, così come avviene nel diritto italiano, è il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concursuali non soddisfatti dopo la ripartizione nella procedura fallimentare. In Giappone, molteplici tipologie di credito possono essere oggetto di esdebitazione, fatta eccezione per i crediti esclusi dall'esdebitazione, quali ad esempio le tasse, secondo l'articolo 253. Rientrano invece fra i crediti esdebitabili le somme di denaro prese in prestito sia per scopi commerciali che per scopi di sussistenza. La differenza fra l'esdebitazione del consumatore in Giappone e in Italia sta nei presupposti per ottenerla. In Italia ci sono 2 tipologie di consumatore. La prima è il consumatore fallito che può soddisfare almeno in parte il pagamento ai creditori. E la seconda è il consumatore fallito che non sia in grado di offrire alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Vale a dire il consumatore fallito incapiente. Per la prima tipologia è previsto come uno dei presupposti per l'esdebitazione che il debitore non può accedere all'esdebitazione se vi ha fatto già ricorso nei 8 anni precedenti. Per la seconda tipologia è previsto che il debitore incapiente può accedervi solo una volta nella vita. Invece in Giappone, come già visto nella seconda caratteristica, i falliti incapienti sono circa il 65% dei totali, ma non vi è per loro un limite al numero di ricorso per l'esdebitazione. Inoltre, secondo l'articolo 252, comma 1 della legge giapponese, l'aver fatto ricorso all'esdebitazione nei 7 anni precedenti costituisce una delle ragioni per la non ammissibilità del fallito all'esdebitazione previsto dalla legge. Tuttavia, secondo lo stesso articolo comma 2, anche quando il fallito rientra in una o più delle ragioni per la non ammissibilità all'esdebitazione, il tribunale, quando ritiene opportuno ammettere all'esdebitazione, tenendo conto delle circostanze in cui è stata emessa l'ordinanza di apertura della procedura e di tutte le altre circostanze, può ammettere all'esdebitazione. Questo si chiama esdebitazione discrezionale, una particolarità
dell'Istituto dell'Esdebitazione giapponese. Se passiamo ad analizzare solo le percentuali degli ammessi e dei non ammessi, sulle 1000 persone solo 2 non vengono ammesse, mentre le altre 998 sono esdebitate. Quindi si può dire che in Giappone non è troppo difficile per il fallito ottenere il beneficio dell'esdebitazione. Grazie mille per la vostra attenzione. Ambasciatore, scusi, non la sentiamo. Questo excursus nel caso degli individui, di cosa può capitare loro, dimostra anche questa sensibilità del Giappone nei confronti dell'individuo. E siamo molto grati al professore Sakuramoto per averci illustrato così bene questi casi. Ed ora la parola alla professoressa Michela Riminucci, che ci dirà invece, ci illuminerà su un altro fatto: come lavorare in Giappone, quali sono le caratteristiche rispetto a un lavoro che noi possiamo esplicare in Italia. Prego, professoressa. Grazie mille, grazie per avermi dato la parola. Innanzitutto anch'io volevo ringraziare la Fondazione Italia-Giappone, il professor Lemme e gli altri colleghi per aver organizzato questo evento, che spero sia interessante anche per il pubblico, che ho visto abbastanza nutrito. Io appunto sono Michela Riminucci, insegno diritto comparato del lavoro, in particolare all'Università di Kobe in Giappone. E appunto oggi vi parlerò un po' di come si lavora in Giappone. Io me lo sono un po' immaginato come un dialogo con un italiano che sia appunto interessato a venire a lavorare in Giappone e quali potrebbero essere i temi, i punti interessanti. Ho diviso la mia presentazione molto breve, appunto per motivi di tempo, sarà un po' solo la punta dell'iceberg del diritto del lavoro giapponese. Ovviamente ho diviso la mia presentazione essenzialmente in tre parti. Una prima parte, che in realtà nel manuale non è presente, dedicata al mercato del lavoro, com'è il mercato del lavoro giapponese. Questo un po' anche per ricollegarmi a quello già detto dal mio collega, dal professor Colombo, in apertura, per quanto riguarda l'orientalismo, questa visione nei confronti del Giappone da parte dell'Occidente, che è sempre un po' ricca di miti e preconcetti, che vorrei appunto un po' sfatare molto velocemente. Per poi passare appunto a come funziona l'ingresso nel mercato del lavoro giapponese, se ci sono differenze rispetto all'Italia, a quali potrebbero essere le problematiche durante il rapporto di lavoro e infine a appunto il termine del rapporto di lavoro, quindi in particolare licenziamento e dimissioni. Se mi resterà qualche minuto, ma non credo, parlerò anche un po' delle controversie in tema di lavoro, ma in realtà non credo sia necessario, perché appunto si ricollega in verità molto a quello già detto dal professor Ortolani sui problemi più generali dell'ordinamento giapponese per quanto riguarda appunto in particolare la procedura civile, che ovviamente vanno a ricadere anche sull'ambito del diritto del lavoro, seppure con le sue specificità. Quindi passiamo a parlare del mercato del lavoro. Se avete già letto qualcosa sul Giappone, soprattutto qualcosa di particolarmente risalente sul diritto del lavoro giapponese, può darsi appunto che abbiate già in mente alcune idee sul mercato del lavoro giapponese, che però non sono in realtà più applicabili, perlomeno al giorno d'oggi. Un'idea particolarmente diffusa, per esempio, in passato era quella che la maggior parte dei lavoratori in Giappone fosse a tempo pieno e indeterminato e fosse, diciamo, il tipo di rapporto di lavoro più utilizzato fosse il cosiddetto impiego a vita, quindi si restava dall'inizio della propria carriera lavorativa alla fine sempre all'interno della stessa impresa. Questo in realtà non era vero nemmeno in passato ed è ancora meno vero al giorno d'oggi, in cui ovviamente anche il Giappone, anche in virtù delle varie crisi, ha un mercato del lavoro che noi possiamo descrivere esattamente come quello italiano, a dire il vero, come un mercato dicotomico, in cui abbiamo dunque due categorie principali, una che appunto in giapponese viene chiamato, potremmo tradurlo dei lavoratori regolari, che è quello dei lavoratori a tempo pieno,
ed eventualmente anche a tempo indeterminato, anche se in Giappone è più facile licenziare, quindi forse il tempo indeterminato ha meno valore, ma è importante soprattutto il tempo pieno, che sono più tutelati, sono quelli più tutelati in assoluto dall'ordinamento, e dall'altro lato abbiamo tutti gli altri, quindi lavoratori part-time, lavoratori che in Italia potremmo chiamare per esempio stagionali, lavoratori temporanei, eccetera. Queste categorie sono molto meno protette, anche se la situazione negli ultimi anni sta un pochino migliorando, perché appunto il governo giapponese si è reso conto che questa categoria viene utilizzata un po' come cuscinetto in caso di crisi, e quindi sta subendo particolarmente il contraccolpo delle varie crisi di questo anno di Covid. Dobbiamo ancora vedere cosa è successo, diciamo, avere i dati definitivi, ma sembrano non buoni, diciamo. E a cui appartengono peraltro in particolare quelle categorie di lavoratori che noi potremmo definire lavoratori categorie deboli, quindi per esempio abbiamo i giovani, per esempio abbiamo le donne, per esempio abbiamo gli stranieri, che sono io per esempio riunisco tutte queste tre caratteristiche in me stessa, ma per fortuna appartengo alla categoria quella più protetta, quella dei lavoratori a tempo pieno, quindi comunque almeno mi sono salvata, diciamo, da questa cosa. Però ecco, è molto importante ricordarvi che se mai vorrete venire a lavorare in Giappone, fate molta attenzione a questa dicotomia, fate molta attenzione a non finire, diciamo, nel calderone dei lavoratori meno protetti, perlomeno finché l'ordinamento giapponese non sarà riuscito a raggiungere un equilibrio di tutele tra le due. Questo quindi è un po' un lato negativo del Giappone, però per quanto riguarda, a dire il vero, l'ingresso nel mercato del lavoro, il Giappone di fatto è in una situazione, diciamo, migliore rispetto all'Italia, nel senso che l'ingresso nel mercato del lavoro è più fluido, è più semplice di fatto essere assunti in Giappone. Le imprese giapponesi peraltro hanno anche molto a cuore in genere il training dei loro nuovi assunti, quindi anche se non siete già formati per quel particolare ambito, il vostro datore di lavoro vi seguirà. E quindi sono tutta una serie di caratteristiche che soprattutto credo per i giovani italiani, che in genere hanno invece proprio questo problema di ingresso nel mercato del lavoro, lo potrebbero rendere più interessante. Ovviamente è il Giappone, quindi dovreste sapere il giapponese, teoricamente non ci sono, negli ultimi anni stanno aumentando l'offerta di lavoro, insomma, stanno aumentando le offerte di lavoro sì in lingua inglese per lavorare in lingua inglese, ma tendenzialmente insomma sarebbe meglio, ecco, sapere il giapponese, questo chiaramente potrebbe essere un problema. Una volta che siete riusciti a entrare nel mercato lavoro, che avete trovato appunto un'offerta interessante, siete stati selezionati, quali problemi potrebbero sorgere durante il rapporto di lavoro stesso? Innanzitutto, secondo me, un punto da tenere in considerazione importante, perché è un po' diverso dall'Europa, dall'Italia, dall'America, è quello del contratto di lavoro. Chi di voi ha lavorato in Giappone o lavora in Giappone avrà probabilmente visto un contratto di lavoro giapponese e saprà che è molto breve tendenzialmente, è una pagina, poche pagine. Cosa significa questo? Significa che in Giappone la società è talmente armonica che non c'è bisogno di definire le cose a livello contrattuale? Ovviamente no. La verità è che esiste un documento, diciamo, esterno al contratto, ma che si applica a tutti i lavoratori, che è quello che io nel capitolo ho tradotto come regolamento di lavoro, che sono generalmente documenti notevoli, quindi sono dei malloppi, sono dei manuali praticamente, contenenti tutti i dettagli circa la vostra posizione e tutte le varie cose che voi potete fare, per esempio anche a livello di malattia, a livello di ferie. Quindi in realtà sono documenti molto importanti che dovete chiedere al datore di lavoro. Io insegno all'università, ma sono anche consulente esterno di uno studio legale, e devo dire che mi è capitato più di una volta di avere a che fare con comunque stranieri, lavoratori stranieri, a cui questo regolamento non era mai stato dato. Questo è un problema, in realtà sarebbe un obbligo di legge fornirlo, ma le imprese normalmente si giustificano dicendo ma era a disposizione del lavoratore, quindi se loro me l'avessero chiesto io gliel'avrei dato. Ovviamente è un po', insomma, potrebbe essere un problema. Quindi se voi verrete a sud di Giappone, ecco, state attenti, cercate sempre almeno di guardare questo documento, anche perché poi potrete utilizzarlo per far valere in un certo senso i vostri diritti, dire guardate qui c'è scritto così, io posso fare questa cosa qui, diciamo che potrebbe aiutarvi, ecco. Parlando invece un po' più forse dei problemi principali nel mondo del lavoro giapponese, che forse un po' sono sicura conoscerete perché sono particolarmente famosi anche all'estero, uno potrei parlare in termini di mobbing, per utilizzare il termine utilizzato in Italia. Il Giappone è un paese che ha un grosso problema da questo punto di vista, che dal mio punto, secondo me, in un certo senso dipende un po' dal problema dell'ijime. Quindi è un problema che ha un'origine antica, non nasce nelle imprese giapponesi, ma nasce molto prima e perseguita i giapponesi per tutta la loro vita, quindi dalle scuole elementari fino alla morte sostanzialmente. E il problema appunto, ijime sarebbe il bullismo, che è molto diffuso nella scuola,
che in qualche modo si riflette anche nel mondo del lavoro sotto forma di mobbing, a volte anche molto pesante, a volte con conseguenze terribili, tutti voi saprete, o comunque avrete, se siete interessati al Giappone, avrete letto delle famose morti da superlavoro, che in genere appunto sono infarto, in realtà non è il lavoro a ucciderti, ma è lo stress che ti causa un infarto, a persone anche molto giovani. C'è stato un caso recente di una ragazza di 30 anni, per esempio, morta di infarto per superlavoro. Oppure anche di casi di suicidi, insomma, può avere effetti devastanti, quindi da tenere a mente che ovviamente non tutti gli ambienti sono tossici in Giappone, ma ci sono questi ambienti e sebbene il diritto cerchi di tutelare i lavoratori in queste situazioni, non funziona proprio benissimo. In questo mi ricollegherei a quello che diceva il collega Ortolani, insomma, andare in tribunale in questi casi non so quanto convenga, perché comunque ovviamente per questioni procedurali di onere della prova anche è in realtà molto difficile riuscire a vincere una causa per quanto riguarda il mobbing. Questo non è però un problema solo del Giappone, perché in realtà per esempio anche in Italia il mobbing è molto complicato, quindi comunque non è una cosa specifica del Giappone. Però ecco, la realtà particolarmente dura di alcune imprese, che sono quelle che i giapponesi chiamano Burakko Kigyo, che vuol dire tipo le imprese nere, non so, le imprese passate al lato oscuro della forza, sostanzialmente sono quelle cattive che maltrattano i loro lavoratori a livello anche da causare appunto la morte del lavoratore eventualmente, sono un problema, e il fatto che abbiano un termine vuol dire che ce ne sono forse un po' troppe, quindi bisognerebbe forse dal punto di vista del diritto cercare di fare qualcosa. Un altro versante che potrebbe essere diverso, cioè è diverso rispetto all'esperienza in Italia o comunque in Europa, è quello del controllo. Nel capitolo se ne parlo, del controllo da parte del datore di lavoro. E nel capitolo ne parlo, quindi visto che qui non c'è molto tempo e vorrei dare la parola al mio a Matteo, non ne parlerò particolarmente. Sottolineo soltanto che il datore di lavoro giapponese ha dei poteri molto forti sul lavoratore dal punto di vista del controllo, dal punto di vista del monitoraggio, che potrebbero anche risultare strani per noi italiani, perché a volte vanno decisamente a invadere anche la sfera delle libertà individuali, quindi questo è da tenere a mente. Se lavorerete in Giappone lo noterete molto probabilmente, cioè praticamente in ogni ambito più o meno rafforzato. Passiamo ora all'ultimo tema, che è quello della fine del rapporto di lavoro, cosa succede alla fine. Io in particolare vi parlerò appunto molto velocemente di dimissioni e di licenziamento. Come potete immaginare, chiunque di voi sappia qualcosa di diritto del lavoro, il licenziamento in realtà è uno dei temi più caldi nel diritto del lavoro, più discussi anche in Giappone. Anche in Giappone ci sarebbe moltissimo da dire che ovviamente non posso dire. Cerco soltanto di fare alcune note per quello che potrebbe interessare a qualcuno che voglia lavorare in Giappone. I licenziamenti in realtà in Giappone sono probabilmente molto meno a livello di numero di quello che potrebbero essere, questo perché in Giappone è particolarmente diffusa la pratica di richiedere al dipendente di dimettersi, cioè quando in realtà anche nei casi in cui il datore di lavoro licenzierebbe, ha diciamo l'intenzione di licenziare il lavoratore, molto spesso quello che succede è che approccia il dipendente e gli dice: guarda, io ho intenzione di licenziarti, quindi tu dimettiti, perché in questo modo non ti rovini diciamo l'immagine, non devi spiegare al tuo datore di lavoro successivo come mai sei stato licenziato, eccetera. Ovviamente ci sono molti vantaggi per il datore di lavoro, perché in questo modo il dipendente non ha in mano un licenziamento, quindi non può impugnarlo in tribunale. Volesse andare in tribunale dovrebbe dimostrare che lui si è dimesso, ma in realtà era un licenziamento, ovviamente è stato qualcosa di estremamente complesso. Questa pratica è veramente molto diffusa, io anche nonostante abbia visto pochi casi di licenziamento, sostanzialmente ho assistito a questo tipo di situazione. Appunto il mio consiglio anche in questo caso sarebbe di non andare in tribunale, perché non ci sono molte chance, a meno che non si tratti di una situazione veramente limite. Io personalmente in realtà ho visto una situazione limite in cui c'era un datore di lavoro che voleva licenziare un lavoratore per ragione della sua nazionalità, cioè perché era straniero, e gliel'ha detto in faccia. Poi si è inventato tutta una questione, diciamo, economica di riorganizzazione dell'impresa, per cui doveva eliminare proprio la sua posizione. Mentre nel frattempo, dietro le quinte, stava cercando un'altra persona giapponese che avrebbe svolto lo stesso lavoro con un nome leggermente diverso, in modo tale che sembrava tutto a posto. Ecco, queste sono cose che succedono in Giappone. Anche prima Marco parlava, diceva comunque il Giappone è un paese sicuro, però comunque succedono delle cose un po'. Ecco, succedono anche questo. E in questo caso ovviamente andare in tribunale sarebbe molto complicato. In realtà quello che conviene nella realtà è quello di negoziare col datore di lavoro, nel senso che una volta che ha preso questa decisione, piuttosto che lottare in tribunale e cercare di vincere, conviene negoziare dicendo: guarda che se io riesco ad andare in tribunale magari riesco a vincere, quindi
ottenere per esempio una buonuscita più alta, oppure nel caso che avevo visto io, vari mesi in cui il dipendente restava assunto pur fondamentalmente non lavorando più per l'impresa ma ricevendo lo stipendio, in modo da cercare il lavoro successivo sostanzialmente. Quindi si riescono a fare queste cose, ma sono dietro le quinte. Quindi per noi, per esempio, giuristi, noi studiosi, ovviamente è difficile vederle, a meno che non le troviamo così, perché non abbiamo sentenze che ne parlano e ovviamente non ci sono neanche studi che possono avere veramente il quadro completo della situazione. Ecco, io penso che basti così, perché siamo già alle 7:30. Grazie mille, passo la parola allora all'ambasciatore. Professoressa, lei ci ha illuminato sugli aspetti riguardanti il lavoro. Effettivamente ci sono anche dei libri molto divertenti scritti dalla figlia di un ambasciatore belga, Natalino Tomb, che racconta molto bene le sue esperienze in una società giapponese, ma anche con molta ironia. E ora la parola a Matteo Dragoni, che invece toccherà un altro tema, anche questo interessante: come la proprietà intellettuale viene difesa in questo paese. Sappiamo che in Asia non sempre la proprietà intellettuale viene rispettata. Vediamo cosa succede in Giappone. Prego, professore. Grazie, ambasciatore. Mi unisco anch'io a dei rapidi ringraziamenti sia alla Fondazione sia ai colleghi che hanno permesso questo evento, oltre che a monte, in particolare i colleghi professor Colombo e al professor Lemme, la realizzazione dell'opera, insomma, che hanno un po' tirato le fila di questo libro che oggi presentiamo, anche se appunto anche da parte mia con un discorso un pochino diverso. Ecco, io insegno diritto industriale nell'Università di Pavia e da poco, diciamo dopo poco più di una decina d'anni di professione, sono passato come diciamo responsabile legale di una società, tra l'altro assicurativa, quindi diciamo, era di particolare interesse l'intervento del professor Lemme, perché appunto riconoscevo certi divieti in cui, che invece appunto non sono tali, e questo è molto interessante. E oggi vorrei parlarvi appunto di innovazione e creatività e come la si protegge in Giappone. Non parlerò di di come la si protegge e di come la si è protetta. Non vi parlerò di tecnicismi giuridici, nel senso che quelli sono poco presenti nelle pagine del libro, però vi lascerei l'audience, diciamo, alla lettura di quelle. Oggi vorrei solo ripercorrere, appunto, in qualche minuto, qualche correlazione tra quello che troviamo nelle norme o quello che troviamo ripercorrendo le norme nella loro storia e le ragioni che giustificano la presenza di una norma e la presenza di una norma in quel modo. Mi spiego meglio. Le norme in tutti i settori del diritto sono dettate da ragioni di politica economica, sociale, da ragioni, diciamo, vario tipo. E nel diritto di proprietà industriale, diciamo, e in qualche ambito del diritto questo è più evidente, in qualche ambito magari meno evidente, magari quelli procedurali, però in tutti gli ambiti del diritto c'è questa correlazione stretta fra policy, cioè cosa si vuole perseguire per determinate finalità, appunto sociali, economiche e così via, e poi il risultato, quindi la norma come viene presentata. Quanto ai diritti di proprietà intellettuale, anche questa correlazione tra esigenze più che altro economiche e come si presenta l'impianto normativo, quindi come si protegge la proprietà intellettuale, se la si protegge, deriva appunto da precise scelte di politica legislativa. I diritti di proprietà intellettuale sono un qualcosa di estremamente recente in assoluto, nel senso che rispetto a diritto di famiglia o altre delle successioni ed altre, diciamo, aree del diritto che hanno tradizioni più o meno in tutti gli stati risalenti nel tempo, addirittura millenarie, di proprietà intellettuale non si parla se non diciamo in maniera un po' disorganizzata e un po' diversa da come la intendiamo oggi, se non a partire dal fine 1400, diciamo. Ci sono alcuni esempi appunto nel 1500, nel 1600, nel 1700, ma è solo dal XVIII secolo che gli stati, e questo in coincidenza con la rivoluzione industriale, che appunto come dire, valorizza, o meglio rende evidente che le idee, o comunque la messa a terra, la realizzazione di una certa idea è importante tanto quanto, talvolta di più,
la protezione di un bene fisico, quindi il bene immateriale viene, diciamo, viene finalmente valorizzato, meglio, assume un nuovo valore, ecco allora che alcuni stati si dotano di una legislazione sui beni materiali, quindi sulla proprietà intellettuale. Alcuni stati, fra cui Stati Uniti, Francia, alcuni stati dell'Italia preunitaria, però sono ancora legislazioni abbastanza acerbe. Il Giappone in questo contesto si comincia a dotare di una prima legislazione di proprietà intellettuale verso gli anni 70, anni 70 guarda caso del 1800, anni 70 che guarda caso coincidono con la già citata rivoluzione Meiji, e questo diciamo in un contesto di modernizzazione il Giappone non può prescindere dal guardare anche nell'osservare altri stati, in particolare Francia e Germania in quel periodo, non può prescindere da ispirarsi anche per quanto riguarda la proprietà intellettuale. La prima realizzazione di quella che sono la normativa di proprietà intellettuale è abbastanza fallimentare, nel senso che tra il 69 e il 70 del 1800 vengono emanate delle ordinanze che vorrebbero introdurre una specie di diritto d'autore, ma che in realtà protegge solo gli editori, e una specie di diritto dei brevetti, quindi una tutela delle invenzioni, ma gli editori, la normativa era poco efficace. Per quanto riguarda le invenzioni, non si trovano persone competenti per esaminare le invenzioni, perché dovrebbero, l'ufficio che dovrebbe esaminare queste domande di brevetto dovrebbe essere composto da tante persone quante sono le varie specialità, ingegneristiche, chimiche e così via, per quanto ai tempi meno complesse di ora, e le domande sono pochissime. Quindi la normativa viene introdotta e viene subito abrogata, però appunto l'introduzione della normativa è parte di quel processo, di quel procedimento di rinnovamento del Giappone. È un procedimento che però non si ferma alla fine degli anni 60, inizio 70, anzi prosegue con forza, e quindi ecco che compare una nuova normativa a metà degli anni 80, anche qui una normativa ancora abbastanza acerba, e di nuovo c'è un'ulteriore revisione delle norme alla fine degli anni 90. Alla fine degli anni 90 il Giappone si allinea a alcune convenzioni internazionali, e quindi ecco qui che la normativa, per un'esigenza non solo di ammodernamento interno, ma anche un po' spinta ad aderire a due convenzioni in materia di proprietà intellettuale, il Giappone rinnova la propria normativa, altrimenti non sarebbe stato in linea con gli accordi internazionali. Però queste normative, soprattutto quella di fine anni, di metà fine anni 80, un po' meno quella della fine degli anni 90 e 1800, ancora sono un po' protezionistiche. Il Giappone vuole in questo momento stimolare l'innovazione e la creatività, ma lo fa tentando di proteggere solo soggetti di diritto giapponese. E quindi per gli stranieri non è possibile, o per le entità di diritto straniero, non è possibile ricevere protezione. Alla fine degli anni 90, appunto, per essere in linea con le convenzioni internazionali, questa politica un po' cambia, ma di fatto poi l'impianto del legislativo resta molto protezionistico. Tra l'altro questo è il periodo in cui il Giappone, con le guerre appunto sino-giapponesi e russo-giapponesi già citate, si scopre anche essere abbastanza abile nel difendersi, ma soprattutto nell'attaccare, diventa una potenza importante dell'Asia, e capisce che lo sviluppo tecnologico è qualcosa da cui non può prescindere, riforma di nuovo la propria normativa, quindi una cosa che non accade così di frequente, riformare una normativa così complessa di lì a poco, ma 10 anni dopo, quindi nel 1909, di nuovo cambia tutta la normativa in tema di proprietà intellettuale. Normativa che prevede tra l'altro norme molto moderne, nel senso che già si dice che cosa aspetta al dipendente, cosa aspetta al datore di lavoro quando un'invenzione viene creata, si introducono dei concetti appunto abbastanza moderni, ma questa normativa, per quanto moderna, viene ritenuta insufficiente per davvero promuovere la creatività in Giappone. La prima guerra mondiale fa capire questo al Giappone in maniera molto, molto forte, e di qui a ulteriore rinnovamento. Nel 1921 si cambia di nuovo normativa. Che cosa fa il Giappone? Nel 1921 il Giappone capisce che deve assolutamente incentivare la creatività e l'innovazione su cui punta naturalmente l'innovazione tecnologica più che quella
diciamo, artistico-intellettuale. Quell'artistico-intellettuale la vuole proteggere, ma ha meno preoccupazioni. Su quella tecnologica invece è concentrato perché vuole dare uno stimolo molto forte e al contempo non vorrebbe creare, con una normativa fondamentalmente monopolistica, i diritti di proprietà intellettuale sono diritti di esclusiva, dei monopoli esteri in casa propria, per banalizzare. Quindi non vorrebbe che imprese, soggetti stranieri abbiano dei diritti tali per cui in Giappone possano controllare aree di mercato o settori tecnologici. Però l'unico modo per aprire anche ad imprese straniere, quindi importare tecnologia, cosa di cui il Giappone aveva gran bisogno, mentre tentava di crearsi una propria, era ammodernare la normativa. Quindi la normativa si allinea un po' di più agli standard internazionali e si arriva poi alla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo sembra in parte raggiunto perché il Giappone ha avuto un buono sviluppo tecnologico. Durante la Seconda Guerra Mondiale la normativa viene di nuovo ritenuta non adatta, non in toto, ma in una sua parte peculiare, quella della pubblicità. La normativa, specialmente a tutela delle invenzioni, del design, dei modelli di utilità, cioè tutte più o meno innovazioni tecnologiche, diciamo, in senso lato, prevede uno schema pubblicitario, cioè deposito una domanda, la domanda diventa poi di dominio pubblico, così da accrescere la conoscenza generale. Questo è uno dei principi cardine delle normative brevettuali. Ecco, in tempi di guerra questo è quanto di più lontano dal desiderio del governo giapponese. Quindi le domande, quindi si continua a ricompensare l'inventore, il designer di disegni industriali con un'esclusiva, ma il brevetto resta segreto, quindi il titolo resta segreto. L'esclusiva c'è sulla carta, ma nessuno può conoscere, quindi c'è tutto un sistema di accordi segreti, di brevetti segreti per l'utilizzo della tecnologia. Anche qui, appunto, la normativa si adatta a seconda delle esigenze, delle contingenze. Finisce la guerra, si ritorna a una normalità nel giro di 10 anni, nel giro di 3-4 anni in realtà, ma dobbiamo aspettare la fine degli anni 50 perché il Giappone ammoderni la propria normativa, divenuta nel frattempo molto obsoleta. E anche qui cambia la normativa, ma è cambiato il Giappone. Il Giappone, da uno stato che rincorreva uno sviluppo guardando spesso all'estero, a uno sviluppo interno molto veloce. Quindi dalla fine degli anni 50 fino ad arrivare agli anni 90 il Giappone cresce l'esigenza di tutela della tecnologia. E di così troviamo un Giappone che da essere uno stato scarsamente protezionistico, uno stato che è un po' protezionistico ma una normativa che protegge poco i diritti di proprietà intellettuale, specialmente le invenzioni, a uno stato che nel giro di qualche decennio è un produttore di tecnologia, specie tecnologia software, ed è famoso nel mondo, almeno nell'ambito specialistico in cui opero solitamente, per avere una delle normative più protettive in tema di proprietà intellettuale e soprattutto di quel tabù della proprietà intellettuale, tabù come oggetto di protezione che è il software. Tutti gli stati al mondo tra gli anni 60-70, diciamo, decidono di non concedere la brevettazione per il software, visto come un qualcosa di estremamente monopolistico che avrebbe incatenato un'industria nascente. Il Giappone, fortemente contrario a questa scelta, tanto che ne aveva proposta una intermedia, quindi tra proteggere e non proteggere, aveva proposto una protezione a metà, limitata, a metà fra un brevetto e un copyright. Il Giappone si adegua a quanto fanno gli stati esteri, quindi riceve pressioni, firma le convenzioni, tali per cui il software viene protetto solo a livello di codice, come scritto, però al contempo internamente, tramite l'opera degli uffici brevetti, il Giappone protegge il software in maniera intensa, concede brevetti che altri stati sono arrivati a concedere solo qualche decennio dopo. Addirittura tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 coglie l'occasione di un mutamento nelle convenzioni internazionali per dichiarare unico stato, adesso ce n'è qualcuno in più, ma diciamo uno dei pochissimi stati che addirittura dichiara il software brevettabile. Quindi anche qui la normativa sulla proprietà intellettuale, stimolo e protezione dell'innovazione, viene plasmata dal Giappone nell'ambito delle convenzioni internazionali, in realtà, che ne imbrigliano l'azione il più possibile per, inizialmente per accaparrarsi tecnologia, per proteggere quella domestica,
e per non svelare troppe informazioni, ad esempio nei periodi di guerra, ma poi quando in realtà il Giappone si trova dall'altra parte, per così dire, cioè un grande produttore di tecnologia, ecco che la normativa questo incentiva e questo segue. Quindi da lì una protezione molto forte per i diritti di proprietà intellettuale in un contesto, appunto quello asiatico, come ricordava Sua Eccellenza, che è stato, diciamo, tradizionalmente ritenuto come un po' avverso per ragioni tradizionali, culturali o di altro tipo, ma che in realtà appunto spesso lo è stato per ragioni economiche. Il Giappone è uno di quegli stati che da tanti decenni invece ha deciso di dare grande protezione, una protezione appunto che in qualche stato si fatica ancora ad avere oggi. Chiuderei qui e di nuovo ringrazio. Finisce con questo intervento di Matteo Dragoni una straordinaria carrellata che ci ha portato, dopo la brillante introduzione di Giorgio Colombo, a esaminare i vari aspetti sulle libertà del diritto costituzionale, le limitazioni introdotte per la causa della pandemia, ai problemi dell'andare in un tribunale in Giappone, a quelli, se sposati con una giapponese, possono porsi in caso di divorzio, e se si vuole aprire una società. Marco Giorgi ci ha spiegato quanto è facile iniziare, ma poi bisogna scegliere tra le forme più interessanti. Il professore Giuliano Lemme invece ci ha fatto vedere come dalla prima costituzione della Mitsui sono nate queste straordinarie galassie che assicurano anche la stabilità delle società che fanno capo a una grande banca giapponese. E poi naturalmente i casi più patologici, come quelli del fallimento del consumatore o quelli che possono presentarsi in un rapporto di lavoro, ma questi sono simili un po' in tutti i paesi, anche se hanno delle caratteristiche diverse. E sulla proprietà intellettuale, la straordinaria evoluzione del Giappone, che è diventato oggi, per motivi attinenti ai grandi sviluppi in tecnologia, in scienza e tecnologia realizzati, ad essere un paladino della difesa della creatività e dell'invenzione dei singoli. Io lascerei lo spazio alle domande, se ci sono delle domande da parte degli ascoltatori, molto volentieri, immagino che tutti i nostri relatori sarebbero felici di rispondere. Ambasciatore, domande da Facebook non ce ne sono, io però le riporto i numerosi commenti di apprezzamento per l'evento che avete realizzato, per interventi dei relatori, gli argomenti trattati, in particolare la professoressa Niglio che insegna all'Università di Tokyo ha apprezzato molto l'evento, e un saluto particolare a lei dal professor Giorgio Amitrano. Grazie mille, è un caro amico. Nominiamo solo uno, non me ne vogliano tutti gli altri che non nomino. Tra i vari commenti c'è un interprete che dice che trova molto utile il volume e l'evento trattato, soprattutto per il suo lavoro. Io ringrazio veramente tutti loro. Io personalmente ho percorso i vari passaggi, sono rimasto meravigliato davanti, guardando a pagina 54, le così numerose spiegazioni che Giorgio Colombo ci dà per spiegare la ritrosia giapponese a portare una lite in tribunale. Addirittura ce ne sono, mi sembra, sei di queste spiegazioni, con delle teorie curiose che mi hanno molto incuriosito. Ma vorrei anche dire che Marco Giorgi ha toccato, per esempio, a pagina 126 un tema che forse in futuro dovremmo approfondire di più. Mette in evidenza che nessun altro ordinamento, ad eccezione di quello italiano, quel modello tradizionale composto di Kansai Kai, sembra non essere rintracciabile in altri ordinamenti. Sulle questioni del fallimento del consumatore, a 195 avrei avuto anche lì
il desiderio di approfondire alcuni temi, alcuni aspetti riguardanti il principio secondo cui chiunque ha la capacità di fallire e come questo viene sviluppato, soprattutto in casi di eredità o in casi di trust. E per quanto riguarda l'intervento della Michela Riminucci, a pagina 218 mi chiedo se quel sondaggio che rivela che il 70% delle donne giapponesi che hanno fatto questa esperienza lavorare a distanza a casa desidererebbero di continuare a farlo anche una volta tornati nelle condizioni normali, e mi chiedo se questo non sia in relazione proprio a un modo diverso e più felice di ritrovare quell'equilibrio tra il lavoro e la vita libera che certe volte tende a sparire in Giappone. E infine vorrei anche dire che ho trovato molto interessante le osservazioni sull'ambiente, sulla responsabilità che il governo assume in caso di catastrofi naturali, e Ortolani ne parla a pagina 232 a proposito di Fukushima, eccetera. Quindi consiglio veramente a tutti quelli che hanno l'interesse e la curiosità per questo grande paese, che è stato sottolineato da tutti i nostri relatori, di procurarsi questo volume, che trovo veramente un'aggiunta interessante alle loro conoscenze di questo paese, perché il diritto, per quanto sia non solo quello scritto ma soprattutto quello applicato, e in questo volume si fa spesso riferimento alla differenza che c'è tra la parola scritta, la parola giuridica scritta, e l'uso che poi è l'applicazione che se ne fa nella vita di tutti i giorni, trovo che è illuminante e arricchisce certamente un panorama che si sta sempre più accentuando nelle varie sfaccettature di questo mondo giapponese, che sembra interessare tanto anche a tutti noi italiani. Vorrei poi ringraziare i relatori, i nostri amici giapponesi, complimentarmi con loro per la conoscenza che hanno acquisito della nostra lingua, una lingua non facile, così come non è facile la loro, e esprimere la mia ammirazione a quanti addirittura dei nostri cultori del diritto sono in grado di insegnare nelle università giapponesi, una più prestigiosa dell'altro. Ho sentito parlare di Keio, di Toyo e di tante a Nagoya e di altre di cui ho sempre sentito parlare. Io conosco meglio Waseda, ma non vuol dire, sono tante le università giapponesi eccellenti. Sono molto molto contento di questo di questa presentazione, e potremo nelle presentazioni a venire approfondire altri aspetti che potranno essere di maggiori curiosità anche per i nostri ascoltatori. Grazie mille a tutti, e se non ci sono altri interventi possiamo forse chiudere qui. Felici di aver avuto questa mattinata così ricca di spunti e così produttrice per quanto riguarda gli stimoli che ci ha dato. Grazie. Ambasciatore, scusi, ci sono due domande last minute, io gliele leggo poi, insomma. Sì. Samuele Garda chiede se ci sono difficoltà nell'esprimere i concetti giuridici in lingua giapponese e se ci sono difficoltà a portare il sistema giuridico americano in Giappone. Mentre Misura Flammini ci chiede brevemente se è possibile una carrellata del sistema notarile giapponese e le sostanziali differenze tra quello italiano. Certo, sono due temi, a parte i nostri relatori avevano già risposto a questo. Se qualcuno vuol rispondere a Samuele riguardo a questa introduzione del diritto americano, che è stato così vistoso dopo la Seconda Guerra Mondiale, e l'altro sull'attività notarile che si affianca
per certi versi a quella dei giudici, degli avvocati e dei pubblici ministeri, che sono di importanza minore ma pur sempre molto estesa in Giappone. Se c'è qualcuno che vuole rispondere brevemente. Non vedo però nessuna, infatti che sono temi che in parte sono stati toccati. Il primo, a Samuele, direi che è stato toccato ampiamente il tema dell'evoluzione del diritto giapponese dopo l'apertura, prima con una influenza dei paesi europei e successivamente la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto col diritto statunitense. Credo che troverebbe molto molto illuminante quanto è scritto a questo proposito nell'introduzione e nei vari capitoli. Ambasciatore, forse una battuta sull'introduzione del diritto americano, perché l'ho affrontata nel capitolo che oggi non ho illustrato sulla concorrenza. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale viene fatta una legge antitrust in Giappone che è quasi integralmente dettata dagli Stati Uniti. Dopodiché questa legge viene progressivamente modificata allontanandosi dal modello originale, non solo, ma vuoi per la scarsa propensione di cui si è più volte parlato dei giapponesi a fare causa in tribunale, non sono molto diffuse le sanzioni da parte dell'autorità antitrust giapponese. In secondo luogo, piano piano c'è stata la tendenza a guardare nel diritto antitrust alle decisioni della Corte di Giustizia comunitaria. Quindi, pur avendo un modello di partenza americano, a considerare un nuovo punto di riferimento per alcuni aspetti la giurisprudenza europea. Questo probabilmente perché la Unione Europea, oltre ad essere un partner molto molto importante per il Giappone, ha un organo giurisdizionale generale comune oggi a 27 paesi che detta regole direttamente applicabili per tutti, e quindi dal punto di vista proprio del diritto vivente, che è un diritto che si forma nelle corti dei tribunali più ancora che nella mente del legislatore, questo ha costituito un punto di riferimento interessante per il Giappone. Ma la cosa, ecco, per rispondere alla domanda, ma veramente in una battuta, la cosa interessante è che si è partiti da un modello imposto, dopodiché i giapponesi piano piano se ne sono discostati per adattare quel modello alle peculiarità del loro paese. Io, se posso, una battuta, proprio due parole invece sul linguaggio giuridico. Su come esprimere i concetti che provengono dalla giurisprudenza, dalla scienza giuridica occidentale. Ovviamente c'è stato un problema in Giappone nel momento dell'apertura, nel primo periodo Meiji. I traduttori giapponesi sono stati molto occupati nel tradurre, nel creare la terminologia giuridica, però questo è un processo che è durato qualche decennio, diciamo che all'inizio del Novecento, intorno agli anni 10, ormai la terminologia giuridica specialistica era ormai cristallizzata, e quindi diciamo che ora non al momento tradurre, importare, trapiantare, esprimere la terminologia straniera non mi risulta che sia un problema. Su questo ovviamente i colleghi madrelingua possono confermare o smentire, ma questa è la mia impressione adesso. Non so se sulla seconda domanda riguardante quella redazione notarile o qualche altro aspetto riguardante proprio gli atti processuali. Allora, posso dire? Prego. Scusate, posso dire sull'attività notarile? E perché mio padre era notaio, per cui conosco un po' di esperienza personale. Insomma, fondamentalmente quello di notaio italiano e quello giapponese sono uguali, come funziona. Però volevo dire che, come diceva l'ambasciatore, voglio dire, notaio giapponese, come dire, prestigio sociale per quanto riguarda, è molto, come dire,
minore rispetto a quello di italiano, e perché praticamente non si può dire il professione, cioè, c'è ordine professione, non si può dire proprio indipendente, piuttosto per esempio ex giudice o ex pubblico ministero diventano notaio dopo nella vita di piuttosto dopo dimissione di quello di magistrato, per esempio, e poi la sfera di, come dire, campo di attività notarile è abbastanza limitato, secondo me. Per esempio, statuto della società per l'azione, e poi, come si dice in italiano, autorizzazione del testamento, e poi qualche contratto, soprattutto internazionale, ma di solito i contratti dentro della società giapponese non sempre chiede di quello di autorizzazione di notarile, per cui l'attività è abbastanza limitata, tranne qualche campo speciale. Però notai giapponesi hanno, come si dice, una relazione più, per così dire, diplomatica di quello di italiani, spagnoli, francesi, come l'attività di, insomma, di andare nei paesi continentali, far venire in Giappone, la struttura è uguale, però in pratica, cioè, la presenza è molto minore così. Sì. Oh, scusami, ma poi finisci poi anch'io per esperienza. No, finito. Vai. Sì, assolutamente quello che dici. Io per esperienza lavorativa devo dire che la figura del notaio giapponese alla fine è mutuata da quello del notaio, diciamo così, di origine prussiana, quindi è similare al nostro. Quello che io noto da un punto di vista pratico è, oltre naturalmente alla differenza caratterizzazione sociale, diciamo, delle due figure, è che mi sembra che il notaio giapponese sia più, diciamo così, un soggetto, passato nel termine, certificatore, che autentichi il documento, però non fa un vaglio, diciamo così, sul contenuto sostanziale, per esempio, di tutta una documentazione societaria. Faceva prima l'esempio, non lo so, per esempio, della correttezza di uno statuto sociale, no? E da noi il notaio, secondo me, ha una funzione, diciamo così, è un ruolo più penetrante, soprattutto nella materia commerciale, mentre in Giappone, secondo me, ha più una funzione di pubblico ufficiale, che è un pochino diverso, cioè nel senso che non sono proprio sovrapponibili come figure, sebbene poi alla fine le funzioni siano le stesse. E poi naturalmente, diciamo così, da un punto di vista proprio di ordine diverso, da questo punto di vista sì, è, diciamo, indipendente pubblico a tutti gli effetti, nominato dal Ministero della Giustizia, giusto Masao? La nomina è ministeriale, no? Dei notai. Sì, così, sì. Quindi da noi invece si accede con concorso, un po' diverso, insomma. Però la funzione, sì, non è come il Notary Public anglosassone, è sicuramente più vicino al notaio di origine continentale europea. Ecco. Sì, modello continentale. Tra l'altro, questa cosa è incredibile, perché quando poi si devono produrre degli atti esteri, che se ne dica... uno dice il Giappone è un paese difficile. In realtà, per chi viene da un paese di civil law come noi, è molto più semplice veramente fare una notarization o comunque portare un documento notarizzato italiano e farlo riconoscere in Giappone, che non per esempio a Singapore, che hanno un sistema completamente diverso dal nostro, dove non spesso proprio non ci si parla, cioè è veramente, veramente complesso. Quindi io ho l'unica difficoltà che ho, che mi è capitato di incontrare, ma anche legittime, detto in tutta franchezza, nel fare, diciamo così, pratiche cross border, sono relative a
diciamo così, all'incanne, quindi al timbro che sostitutivo di firma, perché all'inizio, diciamo così, ottenerlo rispetto a, per esempio, amministratori che non sono residenti in Giappone, ma che hanno necessità di avere appunto un timbro registrato in Giappone, questo è un pochino all'inizio, un pochino farraginoso può sembrare il sistema, però sulla produzione di atti, diciamo così, formati all'estero è molto più semplice, secondo me, il sistema giapponese che non appunto il Singapore o altri sistemi che si sono basati, diciamo così, su modelli diversi o comunque non come quello continentale giapponese, che di base comunque è più vicino ai paesi di civil law, per quanto la normativa societaria si sia un po', diciamo così, avvicinata o quantomeno a quella a nordamericana. Sulla parte proprio formativa dell'atto ancora è una normativa civilistica di stampo continentale, quindi ci capiamo meglio, detto in tutta franchezza, che può sembrare strano, ma ci capiamo molto meglio con i giapponesi che non con, per esempio, con gli americani sulle questioni notarili. In Giappone per diventare il notaio non solo nominate dal Ministero Giustizia, ma oggi anche c'è esami concorrente. C'è un concorso anche anche in Giappone per diventare notaio, un po' si sta avvicinando al sistema molto italiano. Benissimo. Chiedo scusa, ambasciatore, se la disturbo, c'è un'altra domanda. Paolo ci chiede, ci scrive, sembra che gli avvocati giapponesi siano meno inclini alla pratica stragiudiziale e che non è così infrequente la richiesta di avvocati stranieri, specie di origine common law. È un trend ancora presente? Mentre l'avvocato Vincenzo Scaglione ci chiede, sarei curioso di sapere come è vista dalla società la figura dell'avvocato in Giappone. Sono due domande, anche queste, due domande interessanti. Se qualcuno dei relatori... Per competenza giurisdizionale, avendo io scritto il capitolo sulle professioni legali, forse posso dire qualcosa. Allora, la figura dell'avvocato in Giappone, Bengoshi in giapponese, è una figura che tuttora gode di un grande prestigio sociale. Fino alle riforme che sono entrate in vigore nel 2004-2006 sulla formazione del giurista, che sono migrate parzialmente verso il modello americano, era molto molto difficile diventare avvocato in Giappone. Tuttora è molto difficile, ma prima era proibitivo. Gli avvocati americani, abituati alla frequenza con cui si incontra un avvocato negli Stati Uniti, soprannominavano gli avvocati giapponesi gli unicorni, tanto pochi erano secondo loro. Dal 2004-2006 è cambiata la formazione e l'accesso alla professione di avvocato e quindi alle professioni legali, in realtà, perché l'esame è unificato come era il modello tedesco. E quindi gli avvocati sono sempre molto pochi rispetto alla popolazione, perché sono poco più di 40.000, ma sono raddoppiati sostanzialmente negli ultimi 20 anni, quindi c'è un problema di crescita geometrica. Allora, il problema della richiesta di avvocati con formazione, diciamo statunitense negli Stati Uniti, in Giappone, dipende un po' ovviamente dal settore in cui si lavora. I grandi studi giapponesi, quelli che sono, i più importanti studi in termini dimensionali e di fatturato, assumono molto volentieri professionisti giapponesi che hanno avuto un'esperienza di studio o lavoro negli Stati Uniti. Per diventare socio di uno di questi studi, non dico che sia obbligatorio, ma è molto frequente avere un master in un'università della Ivy League. Però ricordiamo che è un segmento professionale abbastanza limitato, nel senso che in Giappone, un po' come in Italia, l'attività professionale di recente si sta concentrando in grandi studi associati, ma tradizionalmente è un'attività esercitata a livello di studi di piccole e medie dimensioni. E questi studi hanno un'attività quasi esclusivamente domestica, quindi la capacità di interfacciarsi con dei colleghi stranieri non è così importante.
La pratica ovviamente dei grandi studi associati e degli studi multinazionali fa sì che in Giappone come in Italia si usino sempre più spesso dei contratti standard che sono stati pensati non a Tokyo o a Roma, ma a Londra o a New York. E quindi questo ovviamente comporta da un lato una sorta, diciamo, di influenza di questo modello dominante anche nell'ordinamento giapponese, ma dall'altro comporta un'attività di adattamento di questi form pensati per realtà molto diverse al contesto giapponese. Quindi questa in sostanza, in brevissimo, una panoramica. Spero di aver risposto alla domanda. Sì. Mi pare di sì. Sarebbero, Paolo, mi pare che chiedesse se gli avvocati giapponesi sono meno inclini a trattare questioni extra, in sede extragiudiziaria. Non sono certo di comprendere pienamente la domanda. C'è da dire sì che, diciamo, uno dei motivi della riforma per avere più avvocati, come diceva il collega Ortolani nella sua presentazione, per quale motivo un popolo dovrebbe volere più avvocati? E parlo da avvocato, appartenendo io alla categoria. L'idea dietro la riforma del 2001, che poi ha avuto anche quella conseguenza nel 2004, era quella di invogliare i cittadini ad andare dall'avvocato anche in fase preventiva, diciamo, non soltanto quando si ha un problema, ma quando si vuole studiare un contratto, quando si vuole entrare in un rapporto con un nuovo partner d'affari. Quindi con una funzione di consulenza che in effetti era spesso trascurata dal punto di vista della professione legale. L'idea di aumentare i servizi legali, il motto che veniva presentato agli investitori anche stranieri di questa riforma era from legal expert to problem solver, veniva detto. Vogliamo avere degli avvocati che si possono consultare anche appunto quando si hanno dei problemi. Che la riforma abbia avuto più o meno successo, questo mi esterrei dal giudizio, però ecco sì, forse era in questo senso la domanda sì. del nostro ospite. Sì. Grazie mille, sì. Scusi ambasciatore, giusto l'ultima, anche perché visto l'orario in Giappone non è il caso di... In Giappone sono quasi le 8:30. Sì, infatti, solo l'ultima. Pietro Grappolo ci fa una domanda diretta al professor Dragoni e dice: vorrei domandare se il Digital Millennium Copyright Act viene considerato con attenzione dagli operatori giapponesi, come avviene nel modello americano, e se gli internet service provider giapponesi si dimostrano attenti alle tematiche dei diritti di proprietà intellettuale. Intanto grazie alla domanda. Allora, il Digital Millennium Copyright Act in realtà introduce negli Stati Uniti qualcosa che diciamo qualcosa che non c'era, che serve in parte a colmare, come dire, una mancanza negli Stati Uniti, perché non c'era, diciamo, non era normato una serie di situazioni, e il diritto statunitense rispetto a quello dell'Europa continentale, che in questo è molto simile a quello giapponese, è un diritto molto preciso. Quindi se una situazione o è precisa, diciamo, specialmente quello che riguarda la legge sul copyright, quindi la legge sul copyright, che è molto diversa dalla legge sul diritto d'autore giapponese o italiana, o delinea, diciamo, o individua una situazione, oppure quella situazione rimane non normata, e quindi se non è normata poi diciamo è libera, tra virgolette, quindi non c'è o una preclusione oppure non c'è un diritto. Adesso lo sto un po' semplificando. Questo cosa vuol dire? Che mentre negli Stati Uniti col DMCA si è dovuto introdurre un qualcosa che mancava, altre legislazioni in realtà hanno solo dovuto aggiustare qualche disposizione per allineare le normative sul copyright, quindi senza farne un atto a parte, ma soltanto allineare le normative sul diritto d'autore, quindi perché sono un po' diverse, le chiamiamo copyright interscambiabilmente, sono un po' diverse, prevedendo un qualcosa in più. Quindi quando si parla di copie digitali, eccetera, ma sono tanti i temi. Sono attenti gli operatori giapponesi al DMCA?
se ho ben compreso la seconda parte della prima domanda, tutti sono attenti al DMCA, ma questo non tanto perché il DMCA si applichi necessariamente in Giappone o si applichi in diciamo territorio controllato da imprese e siti giapponesi, quanto perché diciamo, il diritto americano in qualche modo ha una mira espansiva e ce l'ha di fatto nel momento in cui per navigare su internet navighiamo tramite diciamo, società americane per buona parte del tempo, applicazioni americane che loro stesse applicano il DMCA indipendentemente dal fatto che ci sia motivo o titolo per applicare il DMCA. Google applicherà il DMCA indipendentemente dal fatto che non ha nessuna applicazione in Italia, la nostra normativa è un pochino diversa, eppure i risultati a volte non ci vengono mostrati per applicazione del DMCA. Anche Google si è modernizzato nel frattempo, ha previsto una serie di cose, però sono attenti gli operatori giapponesi, nella mia esperienza tutti sono un po' attenti, inclusi gli operatori giapponesi, alla normativa americana, perché per un motivo o per l'altro riesce ad avere un'extraterritorialità o comunque un'applicazione molto ampia. Sugli internet service provider è difficile anche qui fare un paragone tra Stati Uniti e Giappone e dire quindi quanto gli internet service provider siano attenti o meno alla proprietà intellettuale rispetto, specie se facciamo il rispetto con diciamo, il paragone con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un sistema di internet service provider tutto particolare in cui la neutralità tecnologica dell'internet service provider rispetto a una serie di fattori, una serie di elementi anche legislativi non c'è, si è cercato di averla ma per ora non c'è, tema che non esiste in Europa e tema che esiste ma solo in parte in Giappone. Sono attenti ai diritti di proprietà intellettuale se questo si traduce, quindi non ho ben capito la domanda ma tento di interpretare, se questo si traduce nel fatto che gli ISP rispettino i diritti, cioè fanno eventuali, diciamo, eseguono dei takedown oppure oscurano siti. Ecco, tutto questo, per quello che è la mia esperienza, diciamo, non ho esperienza diretta di questo in Giappone. Quello che mi risulta però, diciamo, dalla giurisprudenza che ho avuto modo di leggere, tradotta, quindi non molta, giapponese, le corti danno degli ordini e gli ISP si adeguano all'ordine quando c'è un ordine del giudice, cosa che è un po' la norma. Non ho notizia di invece azioni preventive, cioè l'ISP che fa un'azione preventiva o agisce senza che ci sia un ordine del giudice o senza che ci sia una motivata richiesta di, ad esempio, takedown piuttosto che altro. Confesso di aver capito bene la domanda, ma appunto sono attenti, ma direi non in una misura superiore rispetto a quella di altri paesi. Però qui magari c'è qualcuno che ha un'esperienza appunto sul campo, perché appunto la teoria e la pratica poi magari sono un po' diverse, quindi può smentire quello che ho appena detto. Nella mia esperienza sono attenti per come un ISP deve essere attento, cioè non fa di più di quello che viene chiesto dalla normativa, quindi rispondere a eventuali richieste motivate o all'ordine del giudice quando l'ordine è motivato, salvo lo voglia contestare. Quindi spero di aver risposto. Penso proprio di sì, caro professore. A nome della Fondazione vorrei esprimere veramente i sensi della nostra gratitudine a tutti i relatori, ma anche ai tanti ascoltatori che hanno voluto seguirci, che dimostra quanto sia importante questo terreno del diritto anche per i non cultori, anche per coloro che vivono la vita di tutti i giorni senza prestare particolare attenzione al campo del diritto. Però questa è una chiave di interpretazione del mondo giapponese di grandissimo interesse, come ha rivelato questa mattinata. E perciò credo che sarebbe opportuno trovare il modo di far conoscere di più e meglio questo volume che rappresenta un unicum nel panorama delle pubblicazioni sul Giappone, che tocca tutti gli aspetti, tutte le sfaccettature del diritto. Siamo grati proprio ai redattori, a tutti coloro che hanno contribuito
e a coloro che stamattina ci hanno aiutato a comprendere meglio questi aspetti. Ai nostri amici giapponesi, visto, e a coloro che vivono in Giappone, sono anche i nostri connazionali, e che a quest'ora si avvicinano alle 8:30, ecco, vorrei veramente dire che siamo andati al di là di ogni aspettativa, perché è durato un'ora in più di quanto ci eravamo ripromessi di prolungare come discorso. Quindi grazie davvero, se non ci sono altri interventi. Spero che avremo occasione di rivederci sullo schermo, e la Fondazione Italia-Giappone è veramente grata e a disposizione per tornare su questi temi o su altri che i nostri ascoltatori vorranno segnalarci. Grazie mille, grazie veramente a tutti voi. Grazie. Grazie mille. Grazie ambasciatore. Arigato. Grazie ambasciatore. Arrivederci. Grazie ambasciatore. Mille grazie. Grazie. Mille grazie.